Beppe, buonasera. Buonasera. Com'è? T'a posto? E tu? Io sì, vorrei tanto non essere nato. Allora, ecco, a questo punto... Diciamo che si parte con il giusto sì, entusiasmo. Esatto, entusiasmo, okay, che si addice ad anteprima. Intanto questo nuovo esperimento che non ha nome, non ha motivo, non ha un cazzo. Vediamo un attimo cosa succede. Intanto partiamo... alla grande con Songotti il punteruolo, che tu saprai sicuramente dirci due parole su questo. Allora, io in realtà non l'ho preso, ma così informandomi, così buttando, dovrebbe essere una serie, mi pare, di 5-6 numeri, quindi una roba che si conclude abbastanza in fretta. Parte, vabbè, che c'è scritto che è ispirato alla serie TV, eccetera, ma una cosa che mi pare che ho letto, che si è ispirato alla storia vera. Pensa, la storia vera presa della CGIL qua. Esatto, sì, sì. CGIL è questo che si è battuto per i diritti dei lavoratori. Adesso non sto in modo approfondito, però sì. Vabbè. Infatti un mezzo evento qua, prima di copertina, anteprima Songotti il punteruolo. Vabbè, ci pisceremo più avanti, vediamo poi la pagina dedicata. Intanto Songotti in copertina e va bene, qua io direi quasi di speedrunnare. Perché tanto tutte le robe che ci dicono su questo mese poi in realtà ce le ripropongono più in basso in maniera... Sì. In maniera più approfondita. Tra l'altro, ecco, due parole, questa è l'anteprima Panini. Cerchiamo di capire qua un attimo cos'è imprescindibile, cosa no, cos'è interessante. Esatto, cosa bisogna sgranare, cos'è... Lo sgrano qua. Esatto. No, boh, cerchiamo di capire qua, perché giustamente Ludens non è solo... videogiochi, sono anche fumetti, sono anche tutta una serie di altre robe, pian piano qua si include, cerchiamo di capire. Intanto qua vedo una roba che fa male al cuore, perché ad aprile 2023 anteprima presente l'oscurità bestiale qua di Dungeons and Dragons. Sì, esatto, manuale di D&D per chi gioca, per chi si piscia addosso, per chi si gasa. Sì, nel senso, sì, facciamo un saluto al testa di cazzo di Cesco e a tutte le campagne di D&D mandate a puttane. Attenzione, intanto qua vedo già un'altra anteprima interessante, che va bene, la bella casetta su Cristo, che esatto, qua... ne avevi parlato forse in radio tu, vero? Sì, ne avevo parlato anche in radio. Il discorso di sto fumetto è che hanno rotto il cazzo, nel senso che all'inizio, quando l'avevano presentato, non l'avevano presentato come numero uno, e quindi uno diceva, ma bel cartonato, ci sta spendendo sti due soldi, la storia sembra carina. E poi effettivamente la storia è carina, poi però in realtà appunto è volume 1, cioè finisce, continua nel volume 2. Tra l'altro non vorrei dire cazzate, dovrei recuperarlo, ma secondo me nemmeno nella costina c'era scritto volume 1. Così, cioè... Vabbè. Adesso io non mi ricordo, però mi ricordo che ne avevi parlato, avevi detto proprio questa roba qua, che sembrava un volume singolo, invece va avanti. Vabbè. Vediamo, intanto qua abbiamo il numero 4 di Crisi Oscura sulle Terre Infinite con tanto di Variant. Variant, esatto. Tu conosci questo artista, tanto per cominciare? Sicuramente avrò letto qualcosa, adesso a mente non mi viene che opera ha fatto, però tutte le copertine che stanno uscendo di queste Variant di Crisi Oscura, adesso io a casa ho il numero 2, qua ovviamente anteprima va avanti per dei mesi. Sono tutte di disegnatori veramente con controcazzi, tipo quella del numero 2 era di Gabriele Dell'Otto, per esempio. Quindi sono variant comunque proprio di grandi autori, grandi disegnatori. Sì, diciamo che è un'altra bella maniera di piantarcela nel culo a doppia mandata, perché qua oramai non esiste una testata che non abbia delle variant, e qua a momenti una variant a numero. Ma tra parentesi, tu hai già letto? Perché io logicamente comprato, ancora letto un cazzo. Allora ho letto, sono in pari per adesso su cosa è uscito, e allora ti posso dire che vabbè, ovviamente senza fare spoiler, succede una roba grossa con la Justice League, e fondamentalmente questa roba grossa che è successo mi pare con Justice League numero dicembre, e che è anche collegata a tutto il resto che è uscito l'anno scorso, perché in realtà questa crisi oscura sulle Terre Infinite è una roba che già parte un annetto fa. E da Infinite Frontier. Esatto, tutta quella roba lì. Vabbè, ne sta valendo la pena, hai letto due numeri, ne vale la pena? Allora, ti dico la verità, sta piacendo, purtroppo il numero uno
era solo ancora un prologo. Vabbè. Il numero 2 è iniziata già a partire la roba grossa. L'ho letto, mi sta intrattenendo per il momento, quindi si promossa per il momento, però sono usciti solo due numeri, quindi ancora un po' presto per dire capolavoro incredibile, no, bestiale. Vabbè, però capolavoro tipo, no. Però i primi due numeri mi sono piaciuti. Il primo un po' un prologo, non si è ancora partito, col secondo si è partito un po' più iniziata la crisi, fondamentalmente. Parliamo così, iniziano proprio esserci il capitolo 1 della crisi. Va bene, c'è da capire un attimo, vedere dove andranno a parare. Quindi intanto in uscita, dove cazzo è, 20 aprile, 6 più 8, cosa sono? 14 euro per chi fa sia regular che variant. Poi anche lì, ovviamente, questo è il classico discorso da tossici di merda. Poi uno potrebbe anche fare o la regular o la variant. Sì, esatto. Sai cosa sarebbe interessante fare qua? Sarebbe interessante provare a fare un conto. A fare un conto finale. Attenzione, aspetta che pigli una calcolatrice. Così, facciamo finta un gioco. 6 più 8 e per ora siamo a 14. Magari metto anche un contatore in sovrimpressione qua. Esatto. Cerchiamo di capire un attimo cosa succede. Va bene. Se uno è un completista, le fai tutte e due. Sì. Se no, effettivamente, come dici tu, per solo la regular. Se uno è un porco di... Va bene, allora... Batman 69, Batman 70, e va bene, rispettivamente 13 e 27 aprile. Batman sta continuando, insomma, la sua... Diciamo che qua il 69 e il 70 partono proprio i nuovi archi narrativi. E allora non sta continuando, sta finendo. Sì, qua ricordiamo, cioè così, facciamo facciamo presente una piccola cosa che giustamente magari non è saputa a chi sente, ovvero che Beppe è sempre in pari con tutto quanto, c'ha sempre il cazzo durissimo. Io in realtà compro e poi leggo mesi dopo, talvolta anni dopo a seconda dell'opera, perché purtroppo la vita è bastarda ed è andata così. Ma d'altronde ricordiamo anche, cioè, se comprate per leggere, cioè non capite un cazzo, non si compra per leggere, ricordiamo questa cosa qua. Esatto. Va bene, quindi mi dici che finisce un arco narrativo, pensa. Sì, entrambi, finisce sia l'arco narrativo di Detective Comics e anche il ciclo, termina il ciclo di storie di Batman della testata, e quindi col 69 parte il nuovo arco di Detective Comics, come si legge qua, e col 70 parte il nuovo ciclo di storie di Batman. Ok. Quindi diciamo un nuovo punto di inizio, diciamo, tra virgolette, perché magari... Possibile che in tutto ciò ci sia un'oscura connessione con il suo passato, raga? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Pazzesco. Va bene, niente, qua c'è poco da dire. Testata regolare di Batman. Se la fate, la fate. Esatto. Se non la fate... Quindicinale. Non la fate. Quindicinale. Sì. Niente variant. Però, intanto, sono altre 10 euro che si vanno a sommare qua. Esatto. Alle bestemmie. Batman, una brutta giornata 7. So che tu e Cesco lo state facendo. Vai troppo. Sì, sì. Tu e Cesco lo state facendo. Sono storie inedite, ma comunque tutte concentrate sui grandi nemici di Batman. Questo è un brossurato, questo... intanto. Un brossuratino. No, è un brossuratino. Sì. Esatto, un brossuratino. Ok. 64 pagine. Costa 6 euro l'uno. Per adesso sono uscite Il Pinguino, Due Facce, Nick Mister e Mr. Freeze. Questa settimana è uscita Catwoman. Questo qui è il numero 7, quindi poi ci sarà un 6 che magari era sulla vecchia anteprima, ma comunque sono storie legate ai nemici di Batman, fondamentalmente. Ok. Un po'... Quindi tu questo lo prenderai, fondamentalmente, assieme a tutto quello che abbiamo detto prima? Sì, 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 perché io ce l'ho iniziata, quindi sì, la porto a termine, ovviamente. Va bene, niente, qua. Abbiamo detto cosa andando a dire. Ah, eccolo qua, spaccano i coglioni. Batman Flashpoint Beyond numero 3. Esatto. 6 euro, spillatino ad aprile, questo anche per me è da aggiungere, suppongo che anche tu lo stia facendo. Sì, io, sì, vabbè, sì. A differenza di una brutta giornata che ho droppato lì, io dove leggo Flashpoint, qua tocca fare esattamente come ho fatto un cazzo di Absolute. Capito. Sono tre numeri, quindi si conclude con questo. Quindi addirittura, capito, cioè, ce l'hai lì, c'hai i tre spillatini, è finita, cioè, che vuol dire che palesemente tra un mese ti sganciano il volume. Porca madre. Esatto. Però, vabbè, non importa. Qua si conclude, conta proprio come seguito, anche testata di Batman, conta come seguito del vecchio Flashpoint, dell'OG. Vediamo, tu immagino sarai già in pari. Allora, onestamente niente, nel senso che ho letto 0 all'1, cioè il 2 in rampa di lancio. Ok. Ho preferito leggere prima la crisi, adesso questo qua in rampa di lancio da leggere.
quindi devo leggere ancora il secondo. E che ne pensi? Io ho trovato una roba, poi è mio parere, il primo Flashpoint l'avevo trovato molto più, come si può dire, lineare, cioè la storia partiva, si sviluppava, eccetera. Qua invece parte già con delle domande che poi ovviamente verranno svelate, ma con non è proprio del tutto chiaro, c'è un mistero, è scritta un pochettino, tra virgolette, dico complicata, ma non è complicata, è solo che cambia solo un po'. Mi ricordo il primo Flashpoint andava giù leggero, no? Ma è perché esattamente allora come ora c'era Geoff Johns, che generalmente non è criptico, cioè ti dice cosa ti deve dire, no, in maniera... Ma solo che ha un modo diverso di dire, cioè, su questo Flashpoint Beyond ho notato che lascia un po' più di domande... È meno diretto, cioè meno diretto di com'era. Meno diretto, esatto. Vabbè, Geoff Johns un maestro, io generalmente tutto quello che ho letto mi sono sempre abbastanza pisciato. Sì, no, vabbè, avrà starà cercando di sperimentare una nuova maniera che ci può anche stare. E va bene, quindi sono altri 6 euro che si aggiungono a tutti e due, voglio dire, perché no. Qua Superman 47, suppongo, tu sì, io palesemente no. Ok, sì, c'era Dark Knight of Steel. Che cazzo l'hai visto? Ma tu lo fai? No, noi non lo faccio, infatti... Vabbè, no, hai ragione, effettivamente non abbiamo detto un cazzo. Allora, Dark Knights of Steel... Io lo faccio. Lo fai? Questa qui... Sì, questa qui è le avventure in un mondo medievale di Batman dell'universo DC. Devo dire, bestiale. Sì, esatto. Io l'avevo preso convinto che era finita con 3 numeri, perché in realtà avevano fatto uscire questi 3 numeri, uno in culo all'altro... L'ho letto e poi scopro che il terzo finiva palesemente a metà, il numero 3. Che cazzo è? E infatti poi a fine albo c'era scritto che di prossima pubblicazione poi arrivava solo Dark Knights of Steel 4. E non è male. Non voglio fare spoiler, ma è bello. Sì, però... A me è piaciuto. Comunque una lettura, cioè, mi sembra abbastanza... abbastanza patatine, cioè, nel senso come tu... Cioè, è un contorno. Sì, allora è un'altra terra ed è bello vedere gli eroi di sì in un contesto medievale, boh, fondamentalmente. Ma però sì. Niente, per adesso è fuori continuity, nel senso che è un'altra terra in realtà, quindi non va a intaccare le continuity principali, è una sorta di, non so, ma ci sta, ma le hanno fatte mille volte, c'era Marvel 1600 che cazzo era, 5 hanno fatto, cioè sono robe che si fanno, ci sta sicuramente una lettura magari che spezza un po', sicuramente una lettura anche leggera, ci sta se uno dice proprio guarda non so che cazzo leggere, vado a leggere, ma io onestamente ne ho già abbastanza. Qua Batman e Superman crescono come fratellastri, c'è proprio una roba, ti giuro, l'ho preso perché sono stato curioso, ho detto vediamo, ed è stata una piacevole sorpresa, mi è piaciuto fin dove ho detto. Vabbè, ci farai poi sapere dove va a parare. Superman 47, che qua, anche qua, fai tu, io non faccio. Adesso siamo in piena... E adesso siamo ancora, vedendo la storia di Jonathan, praticamente, la storia del figlio. No, allora, questo qui, allora, sai che come Batman vengono pubblicati un mese... viene pubblicato Detective Comics e l'altro mese viene pubblicato Batman. Sì, ecco, qua uguale, in condizionale, le storie di Action Comics, che sarebbe questo Superman 47, trattano Clark, che adesso è sul mondo guerra. E lui è andato lì e ha lasciato la terra nelle mani di suo figlio Jonathan. Quindi per adesso si divide in due la testata, la parte di Action Comics riguarda appunto, dicevo prima, Superman a mondo guerra, invece la testata di Superman e di suo figlio che adesso ha preso il mantello. Vabbè, ma cioè capiamo, ma le fa due stronzate sto ragazzino, cioè io voglio vedere che io non voglio vederlo perfetto, capito? Sarebbe interessante capire se fa puttanata, ma cioè in realtà adesso è magonato, perché è magonato il figlio o il padre? E non il figlio è magonato, perché comunque l'ho visto anche nel secondo numero della crisi, è magonato per il simbolo che deve portare, perché suo padre e sente un po' il peso di questa roba qua e cerca di fare la cosa giusta però a suo modo. Io non vedo l'ora di
di qualche passo falso. Vediamo, aspettiamo qualche passo falso. Vediamo dal buon Jonathan, non vediamo l'ora. Molto bene, quindi Flash 36 e Wonder Woman 38. Che anche, vabbè, intanto qua non sto dicendo più le date, scusami. Esce Superman 47 che esce ad aprile, anche lui ovviamente. Sì, ma questa c'è anche da dire, roba che esce tutti i mesi più volte al mese, e quindi è inutile. No, in realtà scusami, ho detto la minchiata. Questo è mensile, non è quindicinale. È mensile. Esce un mese uno, un mese l'altro, sì. E va bene. Nel senso, se altrimenti state. E bon, qua abbiamo Flash 36, Wonder Woman 38, anche qua. Io non so se tu fai Flash o Wonder Woman, penso non la faccia nessuno dei due. No, però tanto Flash ovviamente sarà sicuramente collegata a crisi, alla crisi e va bene. Anche lui con la crisi di Gaza. Sì, vabbè, ma... E vabbè, Wonder Woman, sì, Wonder Woman non la faccio. Andata così, però beh, qua ovviamente solito vizio di... Ma vizio, poi è sempre stato così, è sempre stato usanza, ovviamente ci sono delle robe che succedono in varie testate, non solo sulla testata della crisi, e poi infatti poi nei volumi generalmente tendono anche magari a raccogliere. E tutti i tie-in. Esatto, i vari tie-in, maggio-aprile, rispettivamente Flash e Wonder Woman, chi le fa, si gasa, se no è andato così. Justice League America e Lanterna Verde di Geoff Johns, intanto... Vabbè, io... Grant Morrison. Sì, Grant Morrison ha rotto il cazzo. Io non so se l'avevamo già detto di stasera, non penso. Però Grant Morrison, per quanto mi riguarda, non me ne frega più assolutamente un cazzo. Di tutto quello che possa fare, non mi interessa. Per me Grant Morrison non esiste più. Però non lo so, tu la stai facendo, ecco, quella roba lì che ti chiude One Million? No, mi manca. Sto facendo perché raga, troppa roba. Beh raga, esatto, hashtag troppa roba direi. Quindi assolutamente è andata così Grant Morrison, come d'altronde è andata così anche Lanterna di Geoff Johns. Io Lanterna, come sai, l'ho droppato 20.000 anni fa. Io questa roba qua, no, ma questa qua in realtà sono, è l'arco quello lì di Geoff Johns che era partito prima di New 52 per poi chiudere all'anno 3, mi pare, quando è che va a chiudere. Ah già, 2. Perché guarda qua, scusami, perché sono due brossuratini, hai ragione. Sì. Penso, io lo stavo vedendo come una roba, penso che Picciu, ah boh, ma allora, ma sì, Geoff Johns fece quel grande, proprio quella grande run saga che è partita, non mi ricordo quando, praticamente a lui è stata data l'autorizzazione nel, mi pare, secondo anno, terzo anno di New 52 di Lanterna Verde, di dargli proprio un finale a Lanterna Verde. Cioè, se tu leggi quella roba lì, un finale. New 52, tu con anno 2 potevi chiudere letteralmente tutto, sì, cioè non c'era, esatto, più, basta. Lanterna Verde era, esatto, finito, non era più il caso. Io, infatti, è andato un finale. Sì, ma io, infatti, guarda, io avevo ancora provato, avevo ancora continuato anno 3, un pezzo di anno 4. Poi, palesemente, non era più la stessa cosa. Mi stavo spaccando i coglioni, infatti, li ho dati via. Mi sono tenuto fino ad anno 2 e per quanto mi riguarda è chiusa lì, bellissimo, perché veramente una roba da imbiancare i muri, poi però basta, è rotto i coglioni, cioè non c'era più da andare avanti, cioè, solo che logicamente non è che la chiudono lì la testata, quindi figurati, non è coso, com'è che si chiama quello che leggi tu, che poi, oh madonna, cos'è, Nick Ryder, non è Nick Ryder, che poi è una dai, certa Ryder hanno chiuso, si tocca 10-2 Nick Ryder, tanta roba. Nick Ryder vuol dire solo corri, che esatto, no, qua figurati, continuiamo lì. Allora, quindi sì, questi sono i brossolatini, ma sono, sì, sono comodi per insomma chi c'ha da recuperare la roba indietro, sì. I classici, va bene. E poi abbiamo The Killing Joke, che io personalmente ho già. Abbiamo 44.000 copie. Killing Joke è degli imprescindibili, assolutamente degli imprescindibili. Quindi, vabbè, io personalmente non lo aggiungo nel mio conto del mese perché è andata così. Però 12 euro cartonato di Black Label. DC Black Label generalmente non è nemmeno di quelli con la sgommata. Però c'è da dire che DC Black Label Library, non è Black Label, e basta, hanno fatto, esatto, un misto tra Black Label e DC Library. Non è che adesso esce fuori il primo DC Black Label con la sgommata, non penso. Boh, non lo so. Però è una storia... Questo qui si prende, basta. Sì, cioè, sì, non, no, qua, pensare, è da occhi, se, non, se, non, se no, uno non ce l'ha in nessuna maniera, nessuna salsa, questa è una storia assolutamente da avere, da leggere, da tributare come si può, anche perché insomma è, va a rappresentare un avvenimento iconico, un avvenimento anche core, cioè non so come dire in italiano, un passo importante anche della storia
della storia di Batman. Infatti questo qui è chi manca e vuole qualcosa di Batman, una delle cose imprescindibili, ci sono quelle quattro cose, esatto, da avere, esatto. Poi ragazzi, le robe di Miller, eccetera, Alan Moore prima che ci tradisse tutti quanti, prima di iniziare a fare lo snob del cazzo, quindi assolutamente un'opera, ma anche proprio solo per il Joker in sé. Se poi uno in realtà dice sì, Batman più o meno, però figo, sai che ci sono quelli che si gasano con il Joker, ma poi non è che leggono Batman, questa è una storia davvero, assolutamente, senza stare a spoilerare cosa succede. Però è oggettivamente una roba che poi viene anche ripresa, cioè tutto, viene anche magari fatto riferimento in tutte le altre, persino in Gotham Knights c'erano dei riferimenti velati a questo avvenimento qua, quindi obbligatorio, imprescindibile. E poi abbiamo Batman Cavaliere Bianco Beyond, e qua partiamo con le robe da 30 cartonati da 30 bombe. Io qua, ecco, qua sempre di Black Label, quindi sai già che sarà anche un cartonato di qualità. Io onestamente, io tanto penso passerò, perché la saga del Cavaliere Bianco, Batman Cavaliere Bianco, è stata una saga che aveva scritto appunto Sean Murphy, mi pare 2 o 3 anni fa. È stata una saga, una roba che non mi pare neanche fosse sulla testa regolare, era proprio un brossurato, ed l'ho trovata carina. Però francamente portare la saga del Cavaliere Bianco anche su Batman Beyond, che sarebbe il Batman del futuro, non me ne frega un cazzo. No, ma infatti qua rientra tranquillamente nella roba che sì, va bene, però troppa roba, soprattutto era il caso, bisogna capire, cioè probabilmente c'è roba più importante da recuperare sicuramente di Cavaliere Bianco. Tra l'altro aprile anche questo, quindi sarebbero altre 30 bombe ad aprile, non mi ricordo se abbiamo letto Killing Joke aprile anche lui, quindi questo eventualmente sarebbero altri 12 euro. Tutto d'aprile però, tutto d'aprile. E anche Cavaliere Bianco io direi che è abbastanza archiviabile. Suicide Squad caccia Joker. Sì, con l'altro volume. Ma questo qui mi pare che sia anche Black Label. In realtà non dovrebbe essere collegato alla testata regolare. Sì, 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 è Black Label, Complete Collection, anche qua. Cartonato con sovracoperta, addirittura 27 euro. Sembra anche una roba interessante. Però anche qui, aprile, bisogna capire. Perché qua, cioè palesemente, bisogna fare delle scelte, poi ognuno deve capire, se uno prende un paio di volumi magari è anche una roba interessante da recuperare. Allora cerchiamo di leggere due righe qua. Suicide Squad è stata incaricata di porre fine alla scena di sangue lasciata dal... quindi Suicide Squad, capito, contro il Joker. Jason Todd, attenzione, Jason Todd accetta di guidare la squadra per trovare il mostro che apparentemente l'ha ucciso quando vestiva i panni di Robin. Qua effettivamente interessante. Capito che effettivamente l'incipit non è male, però non è male, 160 pagine, quindi capito che poi Azzarello qua c'è da rifletterci onestamente, qua c'è da mettere un punto interrogativo, per ora sicuramente non è parte degli imprescindibili, almeno finché non ho più informazioni, però sembra effettivamente una di quelle storie quantomeno da cercare di approfondire, perché così c'è l'incipit, non sembra una roba da poco. Però anche qui, porca puttana, sono altri 27 euro ad aprile, non so, qua c'è da rifletterci. Esatto. E qua c'è un'altra Madonna di quelle che volano, perché DC Absolute Batman anno 1, ragazzi, Frank Miller e Mazzucchelli, 50 bombe, cartonato, 2 volumi con slipcase. Cioè, allora, intanto quantomeno luglio, e quindi qua si dilaziona un pelo. Batman anno 1 è un altro degli imprescindibili, cioè a tutti i costi Batman 1 va recuperato, va tributato. Io personalmente, non so tu in che salsa ce l'hai, io ho l'edizione quella di fada tavola dei salami, sai, quello gigante che non sta in libreria. Sì, uguale quello. In realtà anche, cioè, io palesemente sto passando, perché il budget è quello, no, che... ma poi ce l'ho già. Quindi c'ho io pure quell'edizione. Sì, però capisci che... porca puttana. Perché vedi che poi anche lì Frank Miller è un altro di quelli che hanno rotto i coglioni, perché poi aveva fatto anche quel mega cofanetto del cazzo. Però se uno capisci, io le robe, c'ho già tutti i cartonatini della Lion, più quello lì, la mega tavola di fa di legno, cioè uno le robe ce le ha, ragazzi, basta. Ovviamente
a chi non ce l'ha, o chi chiusi, no, esatto, più... cioè chi non ce l'ha è assolutamente, se uno chi non ce l'ha e chi vuole anche solo, non necessariamente, non parliamo necessariamente di uno che è appassionato di Batman, ma vuole approfondire un attimo e partire, questo, cioè una delle prime robe che uno ti può consigliare, forse la prima roba, uno ti dice, cioè non lo so, che cosa devi, cosa devo leggere di Batman, voglio leggere qualcosa di Batman, Batman anno 1, cioè parti da lì, poi il resto... Sì, 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 ma io infatti, prima di partire con la testata regolare, quando iniziai 16-17 anni fa, io partì dalla roba di Frank Miller, cioè anno 1, poi ci fu Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro colpisce ancora. Io invece, poi... sì, guarda, io invece, siccome mi piace il cazzo, io ero partito direttamente con Morrison. Cosa, ma ragazzi, ma cosa devo leggere di imprescindibile di Batman? No, ma ascolti me, qua spendi dei soldi, Morrison, ti prendi la roba di Morrison che è pazzesco, raga. Io, guarda, è bella, gli incubi. È bella, solo che lui è criptico. Sì, ma non si riesce a capire un cazzo. Non può essere la prima opera di Batman che ti leggi, perché sennò lo prendi palesemente. Lo prendi palesemente in antipatia. No, anno 1 all'absoluta 50 euro ci sta. Io ci farei un pensiero. Quindi sarebbero 50 bombe a luglio. Però 50 bombe che ne valgono la pena. E guarda, è da prendere, tra l'altro, una roba in cui, cioè una roba da cui hanno preso spunto anche nelle varie tutta la filmografia di Batman, quindi una delle robe più guardate, a cui hanno strizzato più l'occhio. Ecco, porca madonna. Okay. Batman Terra 1 edizione deluxe, che un po' viene da io un po' Signore la Madonna. Allora, da una parte ci godo, perché voi vi eravate presi quel cofanetto e avevate rotto i coglioni a me che No, io il cofanetto no. Ah, non l'avevi preso? Io no, perché io avevo i primi due numeri della Lion e il terzo l'aveva pubblicato Panini. Erano dei cartonati. Sì, 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 sì. Bello, ok. E quindi poi io avevo visto anche quel cofanetto, ma non l'ho preso perché avevo già quell'altro e boh. E qua hanno fatto l'edizione tutta insieme. Io anche qua, però, capisci? Io per esempio, io qua ho questo dubbio. Perché se uno voleva farsi tutto il Terra 1, tutta la roba di Terra 1, io ho iniziato anch'io, adesso a tranne Batman, tutto il resto, quindi Superman, Wonder Woman, avevo fatto quei cartonatini sottili che c'erano. Sì. E questo qua me lo prendo in questa edizione qua, che cazzo, mi girano i coglioni. Poi è diverso, per carità, un'edizione della Madonna. Sì, è One Collection, quindi per me lo faranno di tutte le altre. Sì, ho capito, me le ricompro da capo, e allora, non lo so, no. Allora, se uno non le ha ancora e se le vuole recuperare, poi tra l'altro voi mi dite che Terra 1 sia una roba di quelle da imbiancare i muri. Sì, però personalmente io preferirei recuperarmelo, insomma, nell'altra salsa, ma non per qualcosa, ma perché le altre robe ce le ho in quel formato là e sicuramente non conto di rifarle. Tu mi dici, vabbè, ma questo è Batman, potresti sbatterti nel cazzo, Batman lo prendi nel formato più figo. 44 bombe a maggio, cartonatone, è da capire, sono più sul no che sì, onestamente, in questo momento, cioè preferirei averlo in un formato simile alle altre robe di Terra 1, per quanto appunto, cioè Batman rispetto agli altri due sia forse più interessante da tributare. Vuoi dirci due parole sulla storia di Terra 1, tu che l'hai letto? Ma allora, guarda, allora, fondamentalmente è una rilettura delle origini di Batman, quindi la sua nascita, affrontare i nemici, eccetera, quindi lo sviluppo dell'eroe in chiave moderna. Fondamentalmente in chiave moderna abbiamo un Batman, soprattutto un Alfred, molto molto particolari, un Batman che sbaglia, fa errori. Ma cosa intendi in chiave moderna? Come te lo posso dire? Più attuale ai giorni nostri, ecco, facciamo così, ma non per lo smartphone, proprio in modo di racconto. Mm. Adesso ormai c'è già qualche anno, perché era del 2014 nostri. Praticamente leggiamo lì sotto, quindi esatto, 2014, quindi siamo adesso nel quasi 10 anni, 9 anni fa. È un po' quella roba che hanno fatto, te la butto lì, con l'universo Ultimate della Marvel, no, dove crearono l'uomo ragno, crearono tutto l'universo Marvel in chiave Ultimate, ed erano solo proprio più moderne le storie, più magari che stavano d'occhio alla nuova generazione dei tempi, no? Invece di andarti a leggere, non so, il numero... Il nostro eroe
Spider-Man partì, per sai. Sì. È molto più chiave. E questo qui è la stessa cosa, e però con delle libertà, no? E quindi io consiglio la lettura perché è questo e soprattutto Superman. È un fatto bellissimo Superman, è molto molto bello. Vabbè, molto, ma soprattutto un Alfred che cerca di fermare, tra l'altro, invece di aiutare. Sì, un Alfred. Sì, non voglio dire altro perché davvero, spoiler, perché lì è proprio il primo numero, però davvero, queste qui in realtà sono belle perché in realtà sono fuori continuity, diciamo. Si chiama Terra 1, ma non è propriamente una Terra, denominata così, ma in realtà sono solo il personaggio in chiave moderna, quindi con delle differenze. Per me è un acquisto, per chi manca, imprescindibile. Molto bene, un altro imprescindibile, ovviamente, 44 bombe di imprescindibilità. Però ci sta, bisogna solo capire, appunto, se uno non ha ancora nulla, non ha problema di formato o non formato, effettivamente ora fanno la riedizione, se uno vuole gasarsi ora da leggere. Tocca, Batman Terra 1, tocca. Io sono Batman volume 3, le domande domande bestiali. Io personalmente me ne sbatto il cazzo, se poi tu pure hai... io, perché questo non è Bruce Wayne, questo Batman qua non è Bruce Wayne. Questo Batman qua è Jace Fox, che è il figlio di Lucius. E adesso io non ho seguito tanto la questione, ma vi faccio così una roba. Io quando ho scoperto, allora, fondamentalmente, quando è stato, quando finì la, prima di avere il rilancio Batman eccetera, c'è una certa hanno fatto un What If con il figlio di Lucius Fox che vestiva il manto di Batman, e poi in realtà da What If si è rivelato un po' più di What If, perché adesso leggendo io poi me l'ero perso, perché non mi metto a far tutto, sono troppo grande, troppi soldi. A una certa leggevo Crisi Oscura sulle Terre Infinite, appare New York, cioè terra nostra, senza terra, terra nostra, poi New York. Terra nostra è la telenovela. E terra nostra è la terra ufficiale di supereroi DC. Sì, New York, e vedi un Batman. Dico, ma che cazzo? E dice, ma che cazzo è? Perché? E mi sono informato, effettivamente il Batman di New York è Jace Fox. Boh. Ora, non so come, non so perché, però so che lì c'è un Batman a New York ed è il figlio di Lucius Fox. Quindi magari anche qualche... Chissà se riprendono qualche atmosfera anche un po' alla Nolan, che palesemente era... Cioè, la Gotham dei film di Batman di Nolan era palesemente New York. Chissà se... Boh, poi magari roba interessante. Per me fa parte della roba che rientra nel discorso troppa roba. Tra l'altro sarebbero altri 26 euro a maggio, esattamente assieme a Terra 1. E poi soprattutto bisogna capire, vuole il volume 3, quindi è già in corso, quindi sono altri due cartonati prima da recuperare, quindi per me non è proprio il caso. Poi bisogna capire. Qua, vabbè, vediamo un'anteprima di una tavola di Superman bestiale, si lancia l'era spaziale. La spaziale, un altro cartonato. Ma tu lo prendi? Sì. Figurati. Quindi sono altri 29 euro a maggio, quindi posso andare a raggiungere 29 euro a te. Non ci penso neanche. Cioè, allora, è un'opera nuova, non è niente di stampa, eccetera. Allora, vediamo un po'. Riscoprite Superman nei panni del primo supereroe dell'era spaziale. Un racconto ambizioso e profondo che vi mostrerà il nuovo volto di un'icona senza tempo. Questa è la storia di un giovane reporter che ha appena scoperto che il mondo sta per finire e non potrà fare nulla per salvarlo. Un viaggio indimenticabile attraverso la storia degli Stati Uniti in compagnia di un uomo d'acciaio inedito. Va bene. Io so che te tipisci particolarmente per Superman e per i suoi conflitti. Sì, esatto. E quindi... Vabbè, quindi è una storia. Allora, è una storia nuova che ti ispira. DC Collection. Esatto, DC Collection. Ora non mi ricordo se fa parte assieme a DC Library di quelli con la sgommata. Non penso, però boh, non sono sicuro. Bisogna controllare. Insomma, questo lo dico ora, lo ribadirò sicuramente più avanti. Io se leggo DC Library, per me è assolutamente da cestinare, perché ci sono sti cartonati che hanno la sgommata che interrompe la copertina perché devono mostrare quanto ce l'hanno duro loro che ristampano le robe. Quindi DC Library su tutta la copertina, ma avrai la mamma puttana di cane, va bene. Non c'è problema. Un saluto agli amici di DC, porca madonna. Un saluto agli amici di Panini, che tra l'altro anche è vista e considerata la pagina dopo, dove loro ci confermano effettivamente di avere la mamma super puttana. Perché qua vediamo le crisi del multiverso DC, il cofanetto da 190 bombe. Tu dici, vabbè raga, cofanetto da 190 bombe,
forse un pelo too much, perché sì, va bene, le crisi magari sarebbero da fare, imprescindibili, non imprescindibili, qualcuna più, qualcuna meno, più che altro la prima, però dici, vabbè, sotto vedo che c'è l'omnibus di Crisi sulle Terre Infinite, 44 euro, dici, vabbè, magari non me le recupero tutte, cerco di capire qualcosa, mi recupero qualcosa, no, il problema è che... ci sono, esatto, delle esclusive del cofanetto che o le pigli nel cofanetto o te le giri nel culo. Beppe, a te la parola, esatto, di questa operazione interessantissima che stanno facendo sulle crisi. Allora, io ho ovviato oggi a questo problema qua, perché io le crisi ce le ho tutte, fondamentalmente ce le ho tutte, mi mancano di questo cofanetto qua, che è completo, quindi, perché questo qui, questo cofanetto qua, in poche parole, hai tutto. E tutte le crisi, tutte le crisi tranne la crisi sulle Terre Oscure, sta uscendo adesso. Che sta uscendo adesso, però hai tutto, hai tutto. E a te mancava Crisi sulle Terre Multiple, praticamente. Allora a me mancava, non onesto, a me mancava Ora Zero Crisi nel Tempo. Ok. Che si può prendere a parte, infatti 34 euro, si scendi sotto, 34 euro. Sì, aspetta, dov'era? Eccola qua. E poi mi mancava Crisi sulle Terre Multiple. Che invece? Invece, se andate a vedere qua, nel cerchietto, volume esclusivo del cofanetto non vendibile singolarmente. Io ho bestemmiato, forte. Sì. Perché? Perché poi, parlando anche col mio fumettato di fiducia, venne fuori che l'unica edizione che hanno stampato in Italia, da quello che siamo riusciti a capire, poi magari non è così, ma andando in giro su eBay, è venuto fuori questo, erano tre brossurati che stampò la Planeta dei Agostini nel lontano, non so, esatto, la defunta Planeta dei Agostini, esatto, e poi non stamparono, cioè non la stamparono più, cioè Panini ha intuito questa cosa qua e tu sai cosa, la più rara la mettiamo in esclusiva. Perché? Grazie. Perché il resto del mondo le altre crisi ce le ha, perché hanno stampate 2500 volte, soprattutto le tre grosse crisi, Infinita, sulle Terre Infinite, Infinite e Finale, che, attenzione, sono quelle quantomeno sono recuperabili singolarmente, quindi se uno a maggio si vuole, allora proviamo a fare, fammi aprire un'altra calcolatrice, dammi un secondo, sono 122, sono 122, sempre meglio di 190 se uno vuole recuperarsi, però è anche vero questo, adesso siamo anche onesti con noi stessi, se uno c'ha 122 euro da buttare fa il sacrificio, ne spende 190 oggettivamente, perché sono tutte nello stesso, però poi no, ti mancano, capito, cioè ti mancano, se non ce l'hai nessuna io avrei preso occhi chiusi, sì sì, però capisci, cioè tu poi adesso ricordiamo questa cosa qua, tu sei praticamente Bruce Wayne, ma chi è un cristiano normale come me, per esempio, 190 euro a maggio non ce li ha da cacciare, quindi per me è palesemente da saltare a pie pari, quindi uno dice vabbè che faccio, me le recupero tutte e tre, mi recupero le tre principali separatamente, che tanto quelle lì non sono esclusive, e dici sì sì, però intanto sono 120, da 120 a 190 sono comunque 120 euro da sganciare a maggio. Dici no, però allora porca puttana, che faccio? Mi recupero solo le crisi sulle Terre Infinite e girano i coglioni. E poi, d'altronde, se uno volesse fare solo la crisi sulle Terre Infinite, c'era l'edizione della Planeta che era figa. Io magari se non a 44 euro, magari è un pelo di più, ma magari su eBay me la trovo. Quindi 45 su eBay. E allora, ragazzi, c'è. Quindi c'è anche da capire questa cosa qua, se una presente le edizioni che sono state fatte in passato, che tra l'altro adesso cominceranno anzi, palesemente cominceranno a svendere le edizioni vecchie, tranne di Crisi sulle Terre Multiple, che tu hai avuto questa brutta esperienza, perché giustamente ora iniziano ad alzare il prezzo di quella, bastardi. Io oggi, per non dargli 690 euro, fanculo, sono riuscito a trovarla... contattando un po' tutta quanta, praticamente i tre brossuratoni che avevano fatto a 35 euro. Boh, mi sono risolto il problema, vaffanculo, e non ci penso più. Io onestamente, io qua salto a pie pari. Cioè, alla fine, crisi imprescindibili sono una e due mezze. Su questo avevamo già fatto tutto un discorso io e te, in separata sede.
Se uno c'ha 190 euro da buttare, se uno piglia solo quello a maggio e dice no raga, le crisi sono imprescindibili, vanno tributate, tenendo presente che comunque ce ne sarà una fuori, che è crisi sulle terre oscure, che uno può anche dire no vabbè, ma crisi sulle terre oscure frega un cazzo, perché qua abbiamo le crisi più classiche, c'ho il cofanetto, sicuramente sarà un bel cofanetto, sicuramente poi tutti gli omnibus, gli omnibus da DC sono belli. Per me è da saltare, perché poi tra l'altro hanno rotto i coglioni, perché c'è veramente... stanno veramente stampando roba a raffica e tutti i mesi ci sono solo delle bombe da sganciare. È diventato palesemente, insomma, hanno preso un handy per i ricchi, perché non c'è più da starci dietro. E poi in realtà anche chi c'ha i soldi, se si fa furbo, non li spende tutti così, perché oggettivamente no, ma poi io ho già doppia sì. Perché a me piace avere i spillati dell'epoca, che ce li ho, e il cartonato, la versione un po' più bella raccolta in un unico cartonato. Sì, ma poi anche vendere se... questo gli toccava vendere tre. Ma poi anche se uno non l'avesse doppia, in realtà, Beppe, cioè proprio... stiamo proprio prendendo un attimo... stiamo esagerando. Cioè, tutti i mesi... e più sotto so che c'è altra roba, tra l'altro, e ci sarà da piangere per altra roba più sotto. Tutti i mesi, ogni anteprima, c'è della roba. E poi soprattutto, non è che dici, vabbè... fanno un'operazione di questo tipo ogni sei mesi, allora tutto sommato, no, il cazzo, perché tutti i mesi ci sono delle robe che escono tra Marvel e DC, ci sono soldi dei cazzi da cacare. Quindi, uno deve farsi le sue scelte, se uno non fa tutto, ci può pensare, da 120 euro ne spende 190, ce le ha tutte, Bisogna capire un attimino. Te tra l'altro mi dici che Ora Zero invece lo ordini in questo formato qua, o l'hai recuperato sempre? Sì, perché mi manca, quindi lo ordino. E allora lo vado ad aggiungere 34 euro al tuo conto. E va bene, quindi niente, sotto vediamo appunto questi altri, gli omnibus separati delle varie crisi. Insomma, abbiamo già fatto abbastanza una carrellata di tutte quante. Niente, hanno voluto fare questa infamata del volume esclusivo per il cofanetto, ma d'altronde ci sta. Giustamente perché... lo vogliono vendere il cofanetto, sono mica scemi. E va bene, dai, ci sta, hanno fatto questa cosa qua. Fortunato chi se lo può permettere, data abbastanza così. Flash, l'uomo più veloce del mondo... ascolti me, te ne sbatti il cazzo, è un prequel del film, quindi infatti te ne sbatti il cazzo, perché onestamente, esatto. Poi vabbè, DC Evergreen 19 euro di cartonatino, ragazzi, bisogna capire, poi è una roba che secondo me ci si può riflettere dopo aver visto il film, si vede il film, vediamo un attimino e poi capiamo, ci si aspetta qualche recensione. Dopo l'avventura con la Justice League, Barry è determinato a diventare un vero eroe, chiede a Batman aiuto. Guarda, già solo l'incipit della storia personalmente mi fa abbastanza cagare. Cioè non mi interessa. Come dici tu, quello del film, poi se ne vuoi sapere di più, no? Sì, però... tanto nella roba che va esaurita. No, ma poi palesemente, se dovessi giocarci quello che vuoi, che tanto... cioè, loro qua ti dicono prequel, ma poi in realtà nel film non citano nemmeno una roba che succede nel fumetto, quindi secondo me stiamo abbastanza sereni che questo... per quanto mi riguarda, da saltare a pie pari. Il corpo delle Lanterne Verdi, volume 2, la guerra del corpo di Sinestro. Questa tecnicamente è roba che, se qualcuno ai tempi non ha letto nulla, qua è sempre Geoff Johns, dove vedi Lanterne è Geoff Johns, dove vedi Flash è Geoff Johns, è tutta roba tecnicamente da andarci abbastanza d'occhi chiusi. C'è da dire che 26 euro brossurato, per quanto mi riguarda, potete anche andare a fare in culo, però se uno non sta a guardare il discorso dell'edizione, uno vuole solo leggere, questa è roba da leggere. Adesso volume 2, io adesso non so di quante anteprime fa sia il volume 1, qua sarebbero... non mi ricordo. Vabbè, data così, comunque sono 26, sarebbero altri 26 euro ad aprile. Poi, bisogna capire, sicuramente rientra nelle belle letture, mettiamola così. Non è roba che faremo, ma rientra nelle belle letture, ovviamente. Esatto. Justice League International volume 3, io me ne sbatto abbastanza a cazzo. Sì, anche questa roba di stampe di roba degli 86, sì, 89-90. Sì, riedizioni. Comunque sarebbero altri 47 euro di cartonata ad aprile. Ti va... sì, ti fa una carrellata delle varie Justice League. Sì, vabbè. Cioè, c'è Booster Gold, sarebbe da prendere solo. Sì, per Booster Gold e basta. No, vabbè. No, per quanto mi riguarda è roba che non mi interessa. Ma cosa possiamo dire qua? Possiamo dire... Blue Beetle e Booster Gold scogliere un altro piano, un altro dei loro improbabili piani. Se uno vuole prenderlo, per no, ma cioè, sai, 47 euro per il meme mi sembra esagerato. Ma poi, tra l'altro, volume 3...
quindi di una collezione importante che io non lo so personalmente. Ma sicuramente sarà roba, non sarà roba iper mega figa. No, ma certo, però, non lo metto in dubbio. Però da figo. Bisogna fare delle scelte anche qui. Esatto. Quindi. Bisogna fare delle scelte perché da figo è imprescindibile, ci passa un attimino. Ci passa un treno. Quindi, ma bisogna capire. Volume 3 vuol dire ce ne sono altri due cartonati prima da recuperare. Ragazzi, e d'altronde qua, giusto rimanendo in tema di altre cartonate prima da recuperare, abbiamo Flash volume 3 DC Classics, qua quella linea che faccio, sai che faccio di Batman e di Superman, esatto. Qua ho fatto anche la serie di Flash, esatto. Ah, tra l'altro chissà se più sotto la vediamo almeno quella di Batman, perché secondo me qua bisogna molto capire se uno si piscia con il supereroe, perché per io adesso non ero riuscito a iniziarla quella di Batman della Golden Age, perché per questioni di soldi erano comunque dei cartonati, poi non si sapeva bene ogni quanto uscivano, e qua infatti qua vediamo volume 3 37 euro di cartonato ad agosto, quindi un po' più in là, però bisogna vedere anche, cioè bisogna anche valutare ogni quanto ti escono. Qua se uno si gasa particolarmente con Flash, in realtà potrebbe essere interessante raccogliere le storie più importanti di una determinata era, così adesso qua Silver Age, e a me quello di Batman sarebbe piaciuto, l'ho visto da te, è anche una bella edizione. Io non so se tu hai altro da dire. Ma guarda, io l'avevo presa perché mi era stato detto che era annuale. Non ci ho creduto subito. E poi era annuale davvero? E poi era annuale davvero. Infatti sto facendo sia Batman che Superman e tutte e due mi escono due numeri, cioè mi esce uno l'anno per ciascuno. E quindi ho detto ok, va bene. E quindi sono belle edizioni, hai tutta la storia, cioè hai tutta la storia, tutta raccolta di questi bei cartonati che non sono comunque degli absolute che ti costano 99 euro. Quella volta l'anno che escono sono 37, 40 euro, 35 euro. Sì, che comunque non sono pochi. Però non sono pochi, però una volta l'anno. E io ho deciso di fare i miei due preferiti. Batman e Superman. Ci sta, io chissà, Batman magari non penso che sia troppo tardi per recuperarlo se mi ci metto, però bisogna capire. No, ne sono vicini solo due. Bisogna capire. DC Omnibus... Superman di Thomas Gleason, io sono spillata io questa roba qua, quindi sono a posto. Semplicemente tutta la run di Thomas Gleason quando scrissero su Superman, c'è il discorso, vedi come vedi c'è Jonathan piccolo, sì. Quindi vedi c'è scritto proprio Clark Kent alle prese con un allievo molto speciale suo figlio Jonathan, insegna a gestire dei poteri, poi è bella perché quella parte di Jonathan fa amicizia con col figlio di Batman, Damian, e quindi diventano anche migliori amici. Pensa, deve essere un bel contrasto, poi vabbè, suppongo faccia amicizia con un Damian già un attimo più a posto di come ce l'hanno. Sì, però sempre Damian. Chiaramente ci sarà un bel contrasto, sicuramente è roba che se uno non ha fatto, insomma, sai, nella testata, potrebbe essere interessante recuperarlo, però anche qua fa parte di quelle robe che cazzo, 94 euro, cioè devi proprio essere mega interessato a quella roba lì, perché cioè, devi andare... Anche perché proprio... La gestione dell'autore, non è che hai tutto, la gestione di quell'autore lì. Esatto. Quindi, sicuramente per qualcuno, indubbiamente. Non per me. Sleeper stagione 2 non so un cazzo, devo essere onesto, qua ammetto... Ammetto l'ignoranza. Vabbè, ma magari qualcuno ci farà sapere poi qualcosa eventualmente nei commenti su questo... Sul maestro delle spie è John Lynch, che io non so palesemente un cazzo. Sleeper stagione 2. Cerchiamo di capire se c'è... Sean Phillips, ora che Carver è uscito dal coma, scalare i ranghi del cazzo che me ne frega, una roba di cui non so assolutamente niente. Va bene, DC Absolute Transmetropolitan, anche qua volume 3, 70 bombe. Anche qua, io non l'ho fatto, l'ho sentito parlare benissimo, ma anche qui delle scelte, ragazzi. Sicuramente di quelle robe, però anche qua... Delle scelte, siamo sicuri che non ci sia un'edizione più economica da recuperare di sta roba qua, perché poi capisci che... Ma sicuramente, cioè qua fare un absolute di ogni cosa avete rotti i coglioni. Ed io ribadisco, adesso poi ho detto, l'avremmo ribadito più volte, ma porca puttana, è un absolute per ogni roba. Poi magari questo è il capolavoro della vita, io non lo so, però Gesù Cristo, qua sarebbero altre 70 bombe di cartonata d'agosto. Qua, lo ribadiamo, ci sono delle scelte da fare palesemente, ma... Cioè, capiamo, ad agosto usciva anche Superman. Già se io dovessi scegliere uno e l'altro farei Superman, per esempio. Sicuramente non farei Transmetropolitan. Anche tra parentesi, volume 3, 70 bombe. Vuol dire altri due volumi prima. Cioè, raga. Sì, perché sono absolute. Sono absolute.
A una certa è andata abbastanza così. A maggio, 100 Bullets, volume 4. 4. 48 bombe. Azzarello, generalmente quando si legge Azzarello. Tutta roba di sì, Black Label, quindi tutta roba per un pubblico maturo, quindi... Ma sì, sicuramente sono letture anche un po' interessanti. Una roba che io personalmente non ho approfondito. Questa potrebbe essere una delle robe che facesco per poi ritrovarsi 1000 euro di casella. Boh, non lo so se l'ho fatto, io non lo so, bisognerebbe chiedere, Cesco, facci sapere nei commenti se fai 100 bullets, facci sapere se sai qualcosina di queste altre 48 bombe che escono a maggio. Scalped volume 2 Casino Boogie, brossurato da 16 euro ad aprile, sono un cazzo. DMZ, volume 9 disperso, volume 15, euro 15, tutta roba Black Label, tutta roba Black Label, se uno ha voglia di leggere robe un pelino più, esatto, spinte, cioè non necessariamente, uno sembra di fare che siano robe solo da adulti, sono robe un pelo più, un pelino dalle atmosfere, dalle tinte un po' più mature, robe un pelo più spinte, magari un pelo più interessanti. Adesso se volessimo, sì, leggere, ma guarda, quando la DC creò proprio l'etichetta Black Label era proprio stata pensata proprio per un pubblico più maturo, sia per queste storie qua, no, tipo, no, ma guarda, devo dire una roba, tutta questa roba Bullets, Scalped, tutta roba che veniva già pubblicata, perché è roba del 99, Bullets, sì, del 2007, Scalped, solo che erano già per un pubblico maturo, loro l'hanno inglobata sull'etichetta di Silver Clever. Sì, sì, in realtà anche le storie che leggiamo su supereroi Black Label hanno già un altro taglio, no? Tipo Wonder Woman Terra Morta, per esempio, ho fatto un esempio, è proprio un taglio un po' più adulto, più maturo. Questa è la DC Black Label, quindi è tutta roba, se non vi piacciono, magari volete un po' più di, magari anche un linguaggio un po' più spinto, un po' più roba, un po', magari più splatter, magari sarebbe fatto per voi questa etichetta, che ormai fa uscire un botto di roba. Esatto, io tra l'altro stavo leggendo i trafiletti mentre tu parlavi per cercare di capire se qualcosa, cioè tipo già del primo onestamente non è una roba che mi attiri, il secondo in realtà l'incipit qua parte volume 9, che quindi già una roba in corso, bisogna capire, però insomma parliamo di una New York devastata dalla guerra civile, bomba atomica a pochi chilometri, una roba già, sai, dipinge uno scenario interessante che potrebbe anche, sì, sì, valer la pena cercare di quantomeno approfondire per capire di che cazzo si sta parlando. Molto bene, qua arriviamo ad una zona che ci è cara, barra che fa male anche a volte, quindi abbiamo Topolino, amico delle guardie, con l'ennesima variant, perché anche loro hanno attaccato a rompere il cazzo con queste variant che variant poi tocca prendere. Variant legata a Romix. Esatto, la variant del Romix, ma sì, oramai le stiamo ordinando, abbiamo preso questo vizietto, c'è chi fuma e c'è chi compra le variant di Topolino, che sono inutili al cazzo, e insomma, quindi sono altri praticamente 5 euro per te e 5 euro per me, in realtà la regolare a noi ci arriva l'abbonamento. Tra parentesi, se non ho sbagliato a scrivere, io sono a 35 euro, tu a 115, comunque... Per capire quando uno è Bruce Wayne. Esatto. E va bene, niente, qua abbiamo tutte le regolari, Topolino, Paperino. Queste sono le robe che se uno si gasa le fa, generalmente, se uno si gasa o se uno ha figli anche, perché sono anche letture un po' per tutte le età. E va bene, Paperino e le lenticchie di Babilonia. Queste, guarda, tutti questi cartonatini qua da 14,90, da 19,90, sono sempre... Sono quasi sempre delle storielle che sono belle da vedere, delle robe anche un pelo più artistiche, cioè i vari Topolino fuori serie, i deluxe, sono tutte robe che generalmente vale la pena, solo che anche qua hanno attaccato a farne una carrellata devastante, ogni mese ne escono 3-4, ogni mese, cioè diventa anche too much. E poi qua, da quello che leggo, comunque è uno dei grandi classici di Romano Scarpa, quindi... Sicuramente sarà sicuramente iper mega figo. Poi penso che anche l'edizione, se la preordini prima, come c'è scritto, avrai una litografia in omaggio. Esatto, sì. Poi fanno ste operazioni qua solo per le fumetterie. Carini Panini, fan finta di supportare le fumetterie. Così facciamo gli ordini in fumetteria tutti quanti che la litografia. Vabbè, un saluto a Panini che sicuramente ci segue. Bah, sì, esatto, io adesso però... personalmente non
conosco questa storia nello specifico, poi ne abbiamo fatte mille perché abbiamo preso le varie, c'era Paperino in vacanza, Paperino a casa di Cristo, Paperino a Messina, e avevamo fatto le Horrific Land, Gesù Cristo Land, poi allora, cerchiamo di capire. Quella roba lì sono tutti i volumi legati alla pubblicazione francese. Sì. Questo qui è più storia. No, questo è italiano. L'italiano però, perché Romano Scarpa, la storia riesce ancora a sorprenderci con il suo ritmo, le sue trovate, la sua costruzione narrativa, con tanto di approfondimenti, copertina inedita. Sembrerebbero robe, se uno si gasa con le robe Disney, legate quindi al mondo di, sai, noi classici, poi, Topolino, Paperino, sarebbero robe, uno ci può pensare. Personalmente non penso di lanciarmi su questa storia nello specifico, a meno che io non scopra cose, cioè se non escono fuori cose non penso che... Ma poi Le Lenticchie di Babilonia, che titolo, che storia, sembra particolare. Bisognerebbe capire. E qua, porca madre, perché Darkwing Duck, The Dark Knight Returns, il ritorno di Darkwing Duck. Per forza. Cioè, è quello che, se gli altri magari ho letto così, appena ho visto sta roba qua, ho detto, la prendo. Cioè non c'è stato neanche un se, manco il prezzo guardato. Si prende. Infatti, poi sono 11,50 euro, ragazzi. Questi sono tutti cartonatini, sono belli da avere in libreria, sono belli da leggere, sono anche comodi, sono belle edizioni da leggere e non costano neanche troppo, cioè 11,50, poi vabbè, raga, Darkwing Duck, cioè che cazzo gli devi dire, il titolo che richiama Sì. Quello di Frank Miller, sì. The Duck. Ragazzi, no, per forza, c'è palesemente da fare. E... Oh, raga, però, cioè, deve piacere, nel senso, devono piacere i paperi già in generale, ma poi questa è una roba anche un pelo più particolare. Io lo prendo d'occhio. Hanno rotto il cazzo, perché hanno rotto il cazzo, però lo prendo d'occhi chiusi, sono altri 11,50 euro d'aprile. Tocca, Darkwing Duck tocca. Anche perché sia per me, sì. Conto d'occhio. Perché sono anni. Sono anni che generalmente scherzavamo su sta roba, rompevamo i coglioni. Finalmente arriva. Tocca. E qua siamo di nuovo lì. Zio Paperone, il 101esimo canto. Un altro cartonatino. Questo sarebbe sempre rapido, altri 14,90 euro. Boh, io in realtà questo qua potrebbe essere che mi lancio. Perché io già in versione cartonata. Il Paper Dante? No, l'inferno di Topolino. Inferno di Topolino. Anche, raga. Sì. Vedi, tutte queste robe qua, Paper Dante, Inferno di Topolino, sono robe interessanti. Tra l'altro, secondo me, sono anche tutte robe tranquillamente recuperabili. Cioè, secondo me, uno non deve neanche impazzire troppo. Questo, vedi, Topolino Extra 15. Vedi che sono una miriade di testate. Vedi, Topolino Extra, Disney Premier, Topolino Gold, poi c'è la Deluxe, c'è il Fuoriserie, ce n'è di roba. Cioè, hanno cominciato a fare 20.000 testate di cartonatini da 15-19 euro. Non se ne esce più. Anche qua c'è da fare delle scelte. Io questo ci devo pensare, anche perché io in realtà, per esempio, in Inferno di Topolino mi sa che me l'ero girato ampiamente nel culo. Ok. Però da capire, sicuramente una roba. Non è collegato, perché no, non è collegato, però cioè, rimane a tema. Sì. Questa a anche tema, qua, tema. Tutta roba nostrana. E che dire? Bisogna capire, anche questo potrebbe essere delle robe da fare. Lo scrigno delle paper monete, me ne sbatto abbastanza al paper cazzo, invece so che tu forse ti lanci. Forse sì, perché avevo già delle monete da qualche parte, adesso non mi ricordo, e comunque lo so, però sono ancora in forza in realtà, quindi vediamo, anche perché quando ho visto il prezzo sono 42 bombe ad aprile, ho detto però siamo cari, è in forza. Ok, io boh, se ti ricordi ci avevo provato tempo fa, poi alla fine avevo dato a te quella roba che avevo fatto, delle monete, una certa, poi te l'avevo mollata a te, e... Non fa per me perché, ma proprio per il semplice fatto che è troppa roba, una certa, veramente troppa roba. E quindi palesemente andate così. Poi se uno mi face, no, ma sai, se fanno la riproduzione singola, tu dici cazzo, ma tu non vorresti avere la moneta numero uno di Paperone? Sì, va bene, però così in generale mi frega abbastanza un cazzo. Ho letto una roba più sotto che mi ha già fatto venire il mal di stomaco, perché Giorgio Cavazzano, un fratello, però un altro di quelli che hanno rotto il cazzo, una nuova veste editoriale per la collana Grandi Autori con relazionali ed extra. Boh, qua penso sia una roba, vedi, Grandi Autori 99, semplicemente
faranno una carrellata di robe di Cavazzano con approfondimenti e robe. Io onestamente non conosco proprio la testata Grandi Autori, cioè probabilmente l'ho sempre pisciata. Pensavo peggio, dai, quando ho letto Cavazzano ho detto ecco un'altra mega edizione limitata con litografie firmate di Cristo, no? Invece no, boh, non lo so, non so bene che dire. Quindi è abbastanza andata così. Zio Paperone 58, Grandi Classici Disney 88. Qua sono tutte testate. Sì, quella che è la testata di Zio Paperone. Di Zio Paperone. Io onestamente ho preso solo il numero 50 da collezione. Personalmente non sto leggendo. Cioè, penso che ci siano altre opere di Paperone se uno vuole leggersi qualcosa. E sto cercando di andare un po' più speedrunnare un pelo di più solo che sono qua non se ne esce più. Paperino idem. Cioè Paperino 515. Io ho preso il 500. Attenzione, sì. Il cappello però. Attenzione. Cappello, sì, sì. Cappello Paperino, 7,70 euro. Bisogna capire. Sì, c'era anche all'inizio della fase Disney, no? All'inizio di questa rubrica qua. Praticamente esco i cappelli adesso, no? Ho detto. Ma che cazzo l'hai visto? All'inizio. Ah! Praticamente. Ma guarda quanto. Io l'ho letto i numeri dei topolini e poi sono andato avanti. Ma questi tocca, eh? Tocca. Questi qua. Ma addirittura con Topolino abbiamo Zio Paperone e qua. Ma sai che io non avevo visto un cazzo qua a fare speedrun. Attenzione, quindi scusami, fammi capire, 7,50 euro ti hanno il Topolino più il cappello, ma il cappello sarà di 2 cm, sarà praticamente. Sarà piccolino, penso, sai, perché allora questo qua non è scritto. Allora, devo informarmi. Io onestamente me li preventivo. Perché potrebbe essere interessante, se non sono proprio a grandezza moneta di 2 euro, io ci farei. Ma ne sono anche già usciti, che tu sappia? Ce ne siamo persi? No, io penso che sia la neonuncita adesso. Io me li sono messi nel conto, poi valutiamo. Andando avanti, cerchiamo di capire. Sai che quello forse tocca. Cerchiamo di capire un attimo. Scopriamo qualcosa sulle dimensioni. Andando più in basso. Vabbè, Paperini X77, quelle. Ci può anche stare a farla come testata in realtà, per quanto mi riguarda c'è da recuperare le storie di PK direttamente, che adesso, vabbè, PK Giant è finita da una vita, ma secondo me, siccome l'avevano poi anche, se non sbaglio, una certa, siccome poi ne avevano fatto l'ultima parte l'avevano fatta brossurata, e non vorrei dire cazzate, dovevano poi ristampare anche tutta la roba indietro brossurata con il doppio numero. Quelle menate lì, secondo me non è impossibile da recuperare i PK. E poi a prescindere, stanno uscendo sempre. Anzi, secondo me, se andiamo più sotto, magari qualche cartonato di PK esce ancora. Quindi io, mi butterei su PK più che su Paperini, che magari sono storie meno più semplici, più leggere. Secondo me, andata così. Almanacco di Topolino, sono arrivati a 13. Ho paura che oramai sia andata così. Sì. A me sarebbe. Da quando me l'avevi detto, a me non sarebbe spiaciuto farlo. Almanacco di Topolino. Poi, ci siamo lanciati sulla regolare e abbiamo tralasciato l'almanacco. Però in realtà capisci che l'almanacco alla fine è mensile, se non erro, giusto? Sì, mi pare sia mensile, sì. E sì, mensile. Beppe, tutto a posto, okay. Ti sento tutto a posto. Nominato l'almanacco, una botta di depressione per l'almanacco di Topolino. Mica perché in realtà la volevo, cazzo. Solo che non ce la faccio leggermi, perché sono spessi, Sì. Sono 128 pagine, sono spessi. Però vedi che qua, se uno non avesse voglia di farsi la regolare, perché settimanale è una rottura di coglioni, non c'è voglia di farsi l'abbonamento, non c'è voglia di andare in edicola, poi sono stampati sulla carta igienica, al cazzo che volete. L'almanacco potrebbe essere, cioè se uno vuole leggersi ogni mese delle storie di Topolino, secondo me è da farci un pensiero. Però anche qua siamo arrivati a 13, sono 13 numeri da recuperare, sono tutti dei brussuratini. Mensile, da capire. Risatissima Disney Big, a me frega palesemente un cazzo, 100% sì, no, azione, esatto. Mondi Fantastici, frega una minchia. Niente, PK questo mese niente, così, giusto per farmi fare una figura di merda che non ho nominato. E si passa alla parte Marvel, di cui in realtà, qua, Invincibile Iron Man parte qua, numero 1, Variant 3D bestiale con il reattore di Tony Stark. Allora, io non la faccio la testata. Però sta Variant. Però anche, vedi, qua mi rompono i coglioni, perché queste di quelle robe che tu dici qua top secret e dici vediamo quando esce, poi quando esce, se non l'hai ordinata, esaurita. Te la giri nel culo,
Che devi fare? Allora, a me gira il cazzo, però non lo so, non so che fare. Non so che fare, perché questa, cioè, palesemente c'è il rischio che sia una variant bella figa, con il reattore di Tony Stark. Se uno piace il personaggio, potrebbe essere una variant. Boh, capiamo. Io ci rifletto ancora un attimino, non me la metto nel conto, però anche perché fa 12 euro di variant, 12 euro di variant. Me la devi aver fatta. Cioè, veramente, a parte che c'è anche la variant di Romita, 7 euro, va bene. Sì. Però 12 euro di variant con il reattore ARC qua, non so, me l'hai fatta, non lo so, in serigrafata con la sborra di Robert Downey Jr., perché, non lo so. Perché poi festeggi 60 anni, sì, quindi... Sì. Capito, anche lì, cioè, un po' per tributare i 60 anni di Iron Man, io ci farei un pensiero, non la butto ancora nel conto. Io la metto, tu mettimela entrambi. Te la metto. 12,7. Ah, boh. 12,7, caldo come un boiler. Va bene. Sì, questa qui sì. Dai, va, senti, quella da 12. Che cazzo ho fatto qua? Quella da 12 me la aggiungo anch'io, dai. Sono 12 euro. Moriremo per 12 euro. Poi se fa cagare, bestemmiamo la Madonna. Però non è un problema. Sì, qua poi, onesto, non so, cioè, ho poco da dire io sulla testata di Iron Man. Anch'io non la leggo, per quanto mi riguarda, Iron Man è una di quelle robe che se uno si vuole recuperare qualcosa, si recupera le storie, poi fanno i volumi. Suppongo che ci sia anche chi, cioè, indubbiamente non la stamperebbero se non c'è chi la fa. Amazing Spider-Man, qua tocca, sono 10 euro a testa. Sì, questo è imprescindibile. Spider-Man imprescindibile. Saga dello Spider-Verse, ovviamente lo stanno facendo apposta perché c'è il film. Adesso, nei numeri che sono usciti adesso, hanno fatto 3 prologhi di questa saga che inizia col numero, mi pare col numero 15. Sì. E niente, quindi fondamentalmente, boh. Ragazzi, c'è poco altro da dire. Spider-Man, o piace o non piace, se piace tocca farlo. Poi, se uno non ha voglia di farsi gli spillati, giustamente, e quindi cinare lo spillato da esporre una rottura di coglione, esporre e conservare, uno aspetta, li rifanno in mille salse. Farei anche attenzione che adesso però hanno preso un po' il vizio, cioè per ogni saga, anche se sono saghe minori, di fare l'absolute da 100 euro, poi fate voi. Però, insomma, Spider-Man e Spider-Man, si sa il piglio che ha Spider-Man nelle testate regolari, con alti e bassi, poi quando partono gli eventi così, tecnicamente, tendenzialmente tende a esserci abbastanza da imbiancare i muri, poi però ti deve piacere il personaggio, come sappiamo c'è purtroppo chi non capisce un cazzo come Cesco. Poi i Fantastici 4, numero 2, Daredevil numero 7, qua tutta roba che io personalmente non faccio. Non faccio neanch'io, neanche Avengers. Vabbè, è andata abbastanza così. Avengers, Thor, qua sono Capitano America 9, esatto. Sono le testate. Questo lo faccio. Capitano America lo fai, quindi sono 3 euro a te. E va bene. Tappo lo faccio dell'universo Marvel, faccio, vabbè, i due Spider-Man e Capitano America. Adesso non voglio fare spoiler, però qua c'è Bucky che fa di nuovo cazzate qua, che spacca, sì, tutto. C'è Bucky che nell'ultimo numero, dico solo che ha sparato a Steve e basta. Ha fatto bene, ammazzalo sto coglione. Io sto dalla parte di Bucky. Se facciamo Capitan America versus The Winter Soldier, io sto dalla parte di Bucky, te lo dico. Perfetto. Ci pisciamo. X-Men 19, gli incredibili X-Men 400. Boh, se uno volesse prenderlo per il numero tondo, si può anche pisciare. Io gli X-Men non li cago più da una vita, onestamente. Niente figli della Crypto, missioni Forge, insomma, una lunga storia disegnata. Boh, stavo cercando di capire se c'era qualcosa che mi catturava l'occhio, ma palesemente frega un cazzo. Immortal X-Men numero 10. Wolverine 31, X-Force. Questa roba, la roba sui mutanti. Wolverine 31, X-Force 32. Sì, io qua faccio una carrellata, cioè, ovviamente non abbiamo approfondimenti da fare per tutto quello che esce, poi però stiamo vedendo anteprima, poi cercherò di fare un video separato per la roba solo imprescindibile. Punisher 11, Marvel integrale. Punisher 11 la faccio. Punisher la stai facendo, però ne vale la pena alla fine. Allora, alla fine sono 12 numeri, se non mi sbaglio. Ok, quindi è quasi finita. Quasi finita, mi sta piacendo, però tanto... quella intoccabile rimane una. Eh sì. Rimane quella che siamo già al quarto absolute, terzo, quarto. Sì, esatto. Che sarebbe quella scritta da Gartennis. Quella ragazzi, è la più bella, ragazzi. Quella se uno... vedi, anche lì, quando uno si imbarca in sti absolute, con la speranza che, vabbè, raga, è una storia di brutta. Io per quella lì di Gartennis ci avevo pensato, ho detto, però che cazzo, non ce l'ho, non l'avevo fatta, tocca farlo. Dico, quella lì del Punisher pare che sia bestiale. Che fai, non la fai? Poi alla fine era abbastanza andata così. E meno male che poi
te le buttano una in culo all'altra e uno come cazzo fa, che c'ha già tutte le altre robe. Se io guardo, io in questo momento sono circa a una novantina di euro e pensa che devo ficcarmi ancora l'absolute del Punisher, ma che Cristo, ragazzi. Però vabbè, tu dici che 12 numeri, questa qua ne vale abbastanza, non è sicuramente a quel livello là, no. Però vabbè, alla fine il Punisher può sempre essere una lettura interessante, un pelo diversa anche rispetto ai classici supereroi. Poi figurati, Frank Castle contro il dio della guerra, quindi Ares contro Punisher, è un po' più particolare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Marvel integrale ferì una sega, Marvel integrale Spider-Man, vedi qua, cioè poi ristampano anche queste robe qua, uno quando vuole recuperarsi le robe vecchie, lo fanno per Spider-Man, per X-Men. Va bene, allora, porca madre, guardiani della galassia, racconti dal cosmo. C'era anche anteprima scorsa, infatti è riproposta. Io personalmente che mi piscio con i guardiani della galassia, poi in vista dell'uscita del film 3, che... io voglio sperare che non mi rovinino almeno quello, visto che pare essere rimasta l'ultima roba, un po' di speranza di sti film non della Marvel. Non penso che chiuderà. Dai, James Gunn, ragazzi, dai, per favore, lasciatelo fare bene. Che dire, in realtà io, siccome non... Guardiani della Galassia non è che sta... cioè, fighi, ti piacciono, ti gasi, perché poi Gunn ha rivoluzionato un po' anche i personaggi, non... uno non sta a fare magari... cioè, avevo preso ai tempi di Marvel Now... i primi numeri forse della testata regolare, ma poi avevo abbastanza droppato fin da subito. Può invece valere la pena recuperare, se uno è interessato ai personaggi in questa nuova salsa, le storie di questo tipo qua. Io questa cosa qua in realtà, vedi, ci sono... è interessante, 8 differenti risposte alla stessa domanda. Cosa fanno i guardiani della galassia nel tempo libero? Tanti pianeti, tanti cazzi, tanti mazzi. Cioè, approfondimenti su Drax e Gamora. 19 euro un cartonato d'aprile, penso che lo prenderò. Tra l'altro non era l'unica cosa, perché anteprima scorsa c'era un'altra roba di Guardiani della Galassia che in questo momento mi sfugge. Io però personalmente mi piscio, secondo me quando fanno queste operazioni qua, sai, con delle storie targettate, con delle robe, una finestra, delle finestre sul personaggio, esatto, si piscia sotto e va così. E qua cominciamo a rompere i coglioni. Noi siamo gli Spider-Man. 25 euro cartonato a giugno. Le storie che hanno ispirato il film Spider-Man Across the Spider-Verse. Capisci che... io questa roba qua dovrei averla in 1000 spillati che ho comprato. Cioè... tu... parte... perché capisci che... vedi, vabbè, a parte Spider-Man 90... vedi, 2015... 2008... sto cercando di capire, di fare 2018... 2014, stavo leggendo un attimo un po' qua di Amazing Spider-Man 2014. Io nel 2014 stavo ancora lontano in realtà dagli spillati. Quindi in realtà per uno come me potrebbe avere un senso questa roba qua. Cartonata da 25 euro. Miles Morales, Spider-Gwen, tutta sta gente qua. Ma ragazzi, vabbè, la storia di Peter Parker, che ha rotto i coglioni, infine, tutta rotta una minchia. 320 pagine di storie dal multiverso dei ragni. Io non lo so, io ci penso ancora un attimino, ma secondo me io, per esempio, uno come me questa roba qua la dovrebbe prendere. Chi è iniziato tardi, poi con gli spillati, questa roba qua toccherebbe prenderla. E poi però vedi che qua continuano ad andare avanti, hanno rotto i coglioni, perché vedi che abbiamo Spider-Man, Spider-Verse, cofanetto, Gesù Cristo, 70 bombe a maggio. Che contiene tutta questa roba che dovrebbe esserci sotto. Capito, quindi Spider-Man, Spider-Gwen, Miles Morales, mio fratello, Spider-Woman, i nemici spietati di Spider-Man, il Spider-Porco e Amazing Spider-Man. Capisci che tipo anche qua... questa è una roba che può avere un senso in realtà, se uno dice: sai cosa, non ho mai fatto un cazzo, qua vorrei avere un attimo panoramica su tutti i vari Spider-Man. Spendi 70 bombe a mangio, hai voglia di panoramica qua. Però sono tutti brossurati e sto notando adesso che comunque avete rotto, ma scusami, 70, quanti sono? Scusami, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sì, niente, così. Sì. Quindi in realtà ci sta. Cioè, 70 euro di cofanetto, capito. Boh, bisogna capire. Palesemente questo non lo prenderò, anche perché a parte troppa roba.
però c'è anche di mezzo un sacco di roba di cui non mi frega un cazzo. Sicuramente, però, se uno appunto vuole sì, fare magari una roba del multiverso, sì, eccetera. Un piccolo approfondimento sui vari universi ci può stare. E boh, io sono più per la roba sopra per quanto mi riguarda, però un'altra roba, un altro tipo di operazione. La vita e la morte. Porco di Super Mario Spider-Man, qua c'è tutta la di Super Mario Spider-Man, c'è una sfilla tutta. Quindi va bene così per me. Io invece sai che l'avevo interrotta perché la vita è super bastarda. Non è possibile, però capisci che 107 euro io non ce la posso fare. Porca madonna, ma 107 euro Superior Spider-Man? Non erano 10 numeri del cazzo Superior Spider-Man? No, pare che era durata un po' di più. Adesso mio, pare che era durata un po' di più, è arrivato. Scusami, 31 numeri è stato. 31 numeri Superior Spider-Man, ma chissà perché mi ricordavo molto meno, onestamente. Vabbè, no, era lungo. Questo ricordo falsato. Vabbè, non importa, io 107 euro giugno non penso. Oh, dovessi vincere, raga, un gratte vinci volentieri. Solo nel cofanetto troverai il volume esclusivo. Porca madre. Capito che avete proprio rotto i coglioni. Ma tra l'altro cofanetto che contiene, perdonami perché qua non specificano, sì. Cioè saranno un cofanetto di brossurati, un cofanetto... Non lo specifica, però penso che dal prezzo se vai sotto costano 14 euro. Guarda di qua, scusa, no, bastava andare sotto, sono un coglione, sono tutti brossurati. Sì, sono tutti brossurati come quello sopra, solo che sono 107 euro. Guarda, effettivamente qua se uno dovesse fare una scelta, 70 euro quello dello Spider-Verse di Cristo, 107 euro questo, forse è meglio questo. Perché Superior Spider-Man è una storia di un altro calibro, sicuramente. Però, porca puttana, vedi qua, La vita e la morte, volume 1, volume 2, volume 3, Hai capito? Anche qua, perché uno dovrebbe prenderseli singoli? Oggettivamente, me lo piglio, porca puttana. Se ti manca di prendere il cofanetto, hai pure il volume esclusivo allo stesso prezzo. Però Gesù Cristo, io non ce la posso fare. Purtroppo qua si va sempre a finire il solito discorso, bisogna fare delle scelte. Gira il cazzo, perché fosse per me, io di Spider-Man, sai, sarebbe tutto da fare. Allora, niente, fortunato chi Superior Spider-Man è riuscito a farla in spillato, io purtroppo me l'ero girata nel culo. Data così, Gwen Stacy indagine alla Standard High School, frega un cazzo, Gwen Stacy a me piace solo quando muore, quindi a questo punto, boh, 14 euro di brossurato. No, ti lascio perdere, un attimo volevo, poi ho detto ma sì, ma la storia su Gwen Stacy... Non la ho detto, la storia su Gwen Stacy è una roba un po' diversa. Lì, cioè appunto, se uno c'ha i soldi e di Spider-Man vuole far tutto quanto, questo ci può anche stare per il personaggio, va bene. Exterminator, frega un cazzo, 15 euro di brossurato a maggio, andata così. Cable e Big Ben. Tutto editato sulle eroine mutanti, sì, eccetera, Cable. Abbastanza così, cartonatino, cioè cartonato di Cable, 31 euro a maggio. Legion of X, New Mutants, qua. Tutta roba che io personalmente... Legato X-Men. Ma tol cazzo, ci piacciono i mutanti. Che starci, Thor, Fantastici 4. Queste sono tutte le raccolte degli spillati, capito? Sì. Secret Invasion. Ecco, però attenzione, non è la Secret Invasion dell'evento Marvel di 15 anni fa, Questo qui è la Secret Invasion legata alla serie che sta parlando di Disney Plus. Esatto. Quindi, infatti, a me non me ne frega un cazzo. Questo in realtà, appunto, è dello stesso calibro, cioè, è probabilmente lo stesso discorso della roba di Flash. Nel senso che sono di quelle robe che, appunto, cioè, magari nella serie non verranno nominate mai, e quindi bisogna capire. Guardiani della Galassia, Retaggio, ma in realtà non mi pare che fosse quello della... Adesso sono abbastanza confuso se era questo. Oh, non mi ricordo sto cazzo di qua, poi lo metterò magari qua in sovraimpressione se lo trovo. Hulk Futuro Imperfetto. Qua, tutta roba, sono tutti cartonati a maggio, ma 15 euro. Sono tutti cartonati di roba imprescindibile. Sì, va bene, imprescindibili secondo loro, poi bisogna capire. Processo di Gambit, 84 euro per quanto mi riguarda, lo possono tenere per tenere aperta la porta quando fa caldo. Marvel Omnibus, la cosa di John Byrne, in realtà... In realtà qua... Boh. Ma no, sicuramente non lo prendo, però... Non è che io sono un appassionato della cosa. Non ci dormirei sopra, ecco. Ti deve piacere il personaggio, indubbiamente. Boh,
non lo darei per scontato, non lo piscerei a priori se a uno piace il personaggio, se a uno piacciono i Fantastici 4 e via discorrendo. Marvel Omnibus Annihilation, frega un cazzo, 84 bombe di cartonato. Io questa roba ce l'ho instillata e comprata con quegli anni lì quando avevo più o meno appena iniziato, sì, un bel evento Marvel dei tempi. Sì, ho capito, però sicuramente ci sarà una maniera più economica di farlo. Poi se sei legato particolarmente a questo evento, ti pisci sotto, vuoi tributarlo, ci sta. No, però no. Diversamente stiamo abbastanza calmi, se no ragazzi ci sono, c'è la Shed che fa delle raccolte di tutti questi eventi qua, poi spendi 2 euro un cartonato e ti gasi. E qua mi avete rotto i coglioni, porca della madonna, perché Marvel Omnibus Miles Morales Spider-Man volume 2 ci avevano venduto l'1 che non era un volume 1, doveva essere volume unico, era Marvel Omnibus Miles Morales Spider-Man punto, l'abbiamo preso dicendo, cioè addirittura tu l'hai preso doppio perché tu ce l'avevi già l'universo Ultimate, l'avevi fatto, tutti spillati. Capito, se io ce l'ho tutti spillati ho voluto tributare con l'Absolute e dire Bob invece in realtà va davanti, e allora Gesù Cristo, avevamo speso 89 bombe di sto cazzo di coso, di sto cazzo di mattone, e poi volume 2, ma avete rotto il cazzo, perché questa cosa qua palesemente è stata scelta dopo, per dire no raga ma facciamo il film, sai cosa, buttaci un volume 2, ma avete rotto i coglioni, qua palesemente sono robe che non c'entrano più con l'universo Ultimate, perché come dicevamo l'altra volta, in realtà sono tutte storie più recenti, quando è già nell'universo... Insomma, chiamalo regolare. Nuova realtà, nuovi vecchi amici, eccetera. Quando passa nella terra. Boh, allora ci sta. Se uno vuole fare mai, se non l'aveva iniziato con gli spillati. Ci sta. Io personalmente mi trovo costretto a saltarlo, perché già prendere il primo era stato un sacrificio, poi parte giugno, sopra avevamo visto altra roba che usciva a giugno, se non erro, 84 bombe a giugno. Io l'anno scorso avevo già fatto un sacrificio non indifferente per prendere il primo di Miles, e soprattutto stiamo ancora aspettando l'uscita del secondo di Amazing Spider-Man, perché di quello in realtà sappiamo che uscirà un secondo, quindi non so, cioè per quanto mi riguarda, grazie a Dio, se non sbaglio adesso purtroppo l'ho già inscatolato, l'ho già messo sotto chiave, però se non sbaglio, grazie a Dio, non c'è scritto volume 1 sul primo di Miles, io mi sa che rimango con quello, perché non ce la posso fare, se poi, anche qua, dovessi uscirmene con 84 bombe da buttare, raga, ci può anche pensare, qua la doppia dose di guai, me frega un cazzo, nuova per i bambini, sì, va bene, sicuramente può essere una lettura per i più piccoli, Miles Morales sull'universo Marvel, 9,90, così un brossurato, abbastanza andata così, nel senso che guarda, contiene Spider-Man 2016, sì, guarda, è tutta roba che si ha, sì. esatto, Spider-Man per quanto mi riguarda può morire, Marvel Masterworks, ecco qua, vedi, ci sono queste cose qua, poi stampano i Masterworks, quando uno riesce a recuperare le robe, se non ha voglia di aspettare di buttare 90 bombe in una Absolute, ma non si è preso gli spillati, qua fanno i Masterworks, uno con 28 euro cartonato, cioè generalmente se la cava, non è roba sicuramente che prenderò io, va bene. Conan il Barbaro frega abbastanza un cazzo, Conan Omnibus, poi sicuramente c'è gente che si piscia, frega niente. Dungeons and Dragons Onore dei Ladri, qua è tutta roba che ho pisciato, anche anteprima scorsa c'era roba di Dungeons and Dragons, ma me ne sono battuto abbastanza il cazzo, sì, perché... che esce il 30 marzo, sì, ma per quanto mi riguarda posso andare tutti in culo, qua c'è l'Omnibus di Leggende di Baldur's Gate, ragazzi, io Dungeons and Dragons non voglio leggerlo nei fumetti, io vorrei giocarlo Dungeons and Dragons, quindi per quanto mi riguarda idem The Witcher, andate a fare in culo voi The Witcher, porca madonna, ma cos'è sto fumetto di The Witcher? L'universo di The Witcher incontra il folklore giapponese, una nuova storia in cui vabbè ragazzi, così a naso ci sono, poi ci sta, se uno vuole leggere una roba, però penso di scopri anche The Witcher Ronin manga. Ma, sì. Vabbè ragazzi, no, secondo me ci sono maniere migliori di spendere i soldi, poi magari un capolavoro, eh. Poi per carità, 18 euro cartonato, 120 pagine, boh. Lo prenderei in manga comunque, se dovessi fare una scelta, lo prendo in formato manga. C'è da dire che produttore esecutivo di Cyberpunk Edgerunners,
potrebbe non essere un proprio spazzatura, ecco. Cerchiamo di capire. Si può anche decidere di tenere un occhio a capire se la roba vale la pena. Ma non è roba da dire: no, raga, lo devo ordinare subito. Cioè, uno può anche aspettare due recensioni, capire. Va bene. Prodigy volume 2, frega una sega. Tutto da Mark Miller, però troppa sì, roba. Troppa roba. L'omnibus di Grander, il volume 2. Anche qua, andate a cagare voi e Grander. Noir Burlesque 2 di 2. Questa è una di quelle robe che uno le vede su anteprima e dice: ma sai che, bah, qua le atmosfere bestiali quasi quasi. E poi ti trovi questi 20-22 euro in più in casella, bestemmi la Madonna. Dice: ma io non potevo farmi i cazzi miei quando ho ordinato sta roba. E infatti, palesemente andrà così perché è troppa roba. E no, vado. Assassin's Creed, ma il romanzo di Assassin's Creed io penso non sia da abbastanza salto, ma soprattutto come customizzare le sneakers, perché capisci che questo è imprescindibile e tocca come customizzare le sneakers, vuoi mettere e vedrai che questa roba ne sa questo. Poi pezzo da collezione, pezzo di cazzo. Star Wars, io in realtà con i fumetti di Star Wars scorro veloce perché ci ho rinunciato tempo fa, anche perché poi a una certa avevano deciso che l'universo espanso era tutto da mandare in culo e quindi io non ci sto più, non si riesce più a capire un cazzo cosa ha senso, cosa no, io non riesco più a capire niente. Star Wars sicuramente ci sarà roba figa da fare, tipo ecco guarda qua i romanzi su Darth Bane, tutte cose, va bene, però avete rotto il cazzo. Cioè non riesco a starci dietro. Cioè se uno fa solo Star Wars... Ecco, guarda qua. Qua, vabbè. In contemporanea con il videogioco esce il fumetto. Porca troia. Costruito una nuova vita assieme all'equipaggio della Stinger Mantis. Insieme hanno sconfitto... 23 euro di brossurato. Mi girerebbe un po' il cazzo. Però... Boh. Non so. Da pensarci se uno fa il videogioco. È un romanzo. È un romanzo, vabbè, ho capito. Tu non li leggi i romanzi, uno magari li legge, non ho capito. No, nel caso, non so, per carità. Vabbè, c'è da capire. Ma qua? Da capire a marzo. Ma esce già a marzo? Sì, esatto. Il gioco? Eh sì, contemporaneo. Sì, esce già detto. Esce già marzo. Puttana, andata così. Palesemente è andata così anche il gioco, perché non ce la fo. Vabbè, vediamo più avanti. Sì, ma... non è il caso. Lego Batman è andata così, Lego Star Wars è andata così, Barbie Hot Wheels, qua tutta la carrellata di cazzi, Pokémon, i Lego, le minchie, e si arriva finalmente, vediamo se c'è da bestemmiare. Ecco, anche qua abbiamo Blind Pack di Windbreaker volume 1. Il manga sarà venduto in un pack sigillato all'interno del quale avrai la possibilità di trovare il numero 1 in versione regular o variant limited o variant ultra limited, hai capito? Cioè se ti va male ti trovi la regular e... è andata così, però ci sta. Allora, la preview online del numero 1 è sempre roba gradita, perché se uno vuole capire un attimo che cazzo sta andando a comprare, anche perché costi manga ce ne ormai escono manga nuovi di continuo. Allora, per quanto mi riguarda, troppa roba facilmente, ma cerchiamo di capire. Risse, scazzottate e botte sono all'ordine del giorno nella scuola. Esatto, guarda, stavo per dire Tokyo Revengers, lo leggo qua sotto, c'è quasi che uno si fa Tokyo Revengers a questo punto. Però, potrebbe essere delle robe che casano Laura, sta roba qua. 7,50€ di manga. Sì, però vabbè, sì, c'è da dire che Blind Pack, con sovracoperta. Io palesemente passo, però, potrebbe essere... Ma sai, queste robe qua, sai, potrebbero anche essere interessanti, ma bisogna sempre capire, tanto se contano di essere, cazzo, delle robe infinite. Ma tra l'altro, non avevo letto... sono 1000 copie, limitate a 1000 copie la variant, sì, sì. E 100 copie la ultra limited. Pensa a te. Sì, sì. Pensa che storia. Sì, sì. Palesemente. Culo, sì, no, palesemente che non ti capiterà mai, però va bene, sì. Sento con poco. Queste iniziative. Va bene, Sensei e Cavalieri dello Zodiaco dello Scambas. Esatto, qua è tutta roba. Nuova edizione. Uscita e strauscita. Io personalmente non ho mai avuto voglia di fare il manga dei Cavalieri. Mi gasavo con l'anime, ma poi il manga era abbastanza andata così. Chissà un giorno se magari esce un'edizione un pelo più intelligente. Uno ci può anche pensare. Per quanto mi riguarda è un no. 5,20€ è ancora onesto ad aprile. Qua
è da vedere. Uno di 25, che qua fa sempre piacere perché uno sa già cosa va incontro. Sì, 25 numeri. Tanto, boh. Sì. Boh, non per me, non per me, però comunque degno di note, indubbiamente. Qua c'è una bastarda, cerchiamo di capire. True Beauty, no, nel senso, la serie più vista su Webtoon nel 2019. Sì. Bestiario pazzo. Ragazzi, i Webtoon mi hanno rotto i coglioni. Perché qua stanno solo più facendo rosti cazzo di Webtoon coreani. Boh, poi magari anche figa. Però è disponibile anche con la la variant, perché questa qua era una brutta che diventa bella, capiamo. Sembra perfetta, è stupenda, tutti rimangono a bocca aperta, ma c'è un segreto. E beh, non ci vuoi il cazzo, no. No, Beppe, no. Non penso sia quello il segreto. Non credo. No. Boh, non lo so, onesto. Avevo provato a leggere, io di ste menate qua, avevo provato a leggere sia solo Leveling, che, che l'altro che adesso mi sfugge, quello sulle bestie di Satana, come cazzo si chiamava? Hellbound forse si chiamava. Ah. Guarda, è roba che se te la leggi sul telefono, tendenzialmente è fatta apposta per scrollarla tipo gattini. Ci sta, però io... No, mi avete rotto il cazzo. Ok, esatto. Alice in Wonderland Omnibus potrebbe anche, palesemente non lo prenderò, facilmente lo prenderà Cesco conoscendolo. 18 euro potrebbe avere un senso. Edizione integrale del manga ispirato all'iconico film di Burton, ci può anche stare, visto le atmosfere, posso immaginare. Tron, per quanto mi riguarda, può scoppiare. No, mi interessa The Witcher. Ma sì, chiaramente variant di Ron, inedita, disegnata da un noto autore. Cioè, l'autore ancora non lo sanno nemmeno loro, ne sceglieranno uno noto, poi te lo dicono più avanti, capito? Cavazzato, eh. Va sì. Bene. The Witcher Ronin Manga Edition. Sì. Oh, ragazzi, testi sempre di quello lì. Cioè, palesemente è lo stesso fumetto, però uno è manga. Formato manga. E per me ha più senso. Sì, ci sta. Samurai. Però anche lì, ragazzi, cioè... Allora, su ste opere qua basate su dei videogiochi, su dei, ci vado sempre con i piedi super di piombo. Qui è il rischio che è una cacata. Esatto. Poi, per carità, in realtà noi diciamo questo, poi come ci hanno annunciato il cofanetto di Kingdom Hearts, ci piscia. Subito, dai. Vabbè, data così The Witcher è palesente, andata così. Deadpool Samurai, io me ne sbatto il cazzo, forse Cesco si piscia, non avevo ben capito. Allora, ma questo qui è una roba interessante, perché... E Marvel e Shueisha, quelli di Shonen Jump, che hanno fatto una collaborazione. E quindi... Poi addirittura la copertina rende omaggio alla copertina di Dragon Ball. Esatto, 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 esatto. Interessante, interessante. Boh, da capire, non per me sicuramente, però indubbiamente. Ah, guarda, lo dice anche in omaggio a Dragon Ball, non l'avevo letto. Lo vedevo, è palesemente Goku che saluta. Sì, a me onestamente... Onestamente frega un cazzo, però ci sta, posso anche capire. Come disegnare manga numero 10, personaggi femminili giovani. Vabbè, questo numero per predatori sessuali, va bene. Una bistecca nella scita, ma ecco, questo illustrato da famoso Jiro Taniguchi, famosissimo, sì. che per Beppe ha fatto anche il Batmanga, palesemente non vero. Sì, ha fatto il Batmanga. Sì, palesemente non è vero. In realtà queste cose qua sono quasi sempre delle figate, sai. Sì. Infatti lo stavo guardando. Solo che c'è anche da dire che, vedi, continua il viaggio nel sapore di Gesù Cristo qua. No. Esatto. In realtà di queste cose qua poi fanno sempre anche dei cofanetti che le raccolgono. E quindi io ho paura che ci siamo persi qualcosa di interessante nelle anteprime precedenti. Allora, a me generalmente queste cose qua mi gasano. Poi Jiro Taniguchi, per quanto mi riguarda, un dio. Avevo preso il primo mega cofanetto con i cartonati che avevano fatto, mi ero perso il secondo, ma perché proprio non l'avevo visto presentato, e l'avevo visto, ti ricordi quando ci eravamo andati a fare un giro a Torino, che l'avevo visto, e gli dico ma cazzo, ma questo quando è uscito? E poi palesemente, cioè, non avevo più i soldi per recuperarlo. E guarda, generalmente dove si legge Jiro Taniguchi, ma no, quello vero, non quello tuo finto del Batmanga, bisognerebbe andare Veramente. No, qua ci vai abbastanza sicuro, cioè, qua è quasi sempre figate. Poi qua, allora, disegnato da, bisogna capire, secondo me qua, sai, questi viaggi qua tra i ristoranti giapponesi, bisogna capire, io approfondirei, secondo me questa roba qua è da approfondire, indubbiamente da approfondire. Moonlight Miles, un cazzo. Ultimate Edition 2 di 5, non so cosa sia, nel vuoto sopra la terra, nuova guerra fredda.
Le nuove nazioni coinvolte nel progetto Nexus stanno celebrando la partenza di uomini che colonizzeranno la Luna, Stati Uniti, Cina. Boh, sì. Anche qua, preview del numero 1 potrebbe essere interessante. Le preview, guarda, io apprezzo sempre, perché uno va a leggere, capisce che cazzo sta comprando. Ci sta. Non lo so, per leggere qualcosa di ambientata nello spazio, io consiglierei di recuperare Planetes in qualche maniera. Adesso poi... Ah, ok. Palesemente... Bisogna capire se mai ho visto una roba. Va bene, non importa. Chissà se lo ristamperanno. Se faranno mai una riedizione più che altro di Planetes. Sarebbe interessante. Marmalade Boy frega un cazzo. Berserk Deluxe numero 3 ad aprile. Ma di marzo. No, cioè non lo so. Se a marzo fa uscire il numero 2 e poi ad aprile il numero 3. Guarda che sono capacissimi, lo sai. Perché hanno rimandato il numero 2 che dovrebbe uscire a marzo. Io non darei così per scontato che. Che rimandino il numero 3. Tra l'altro qua sono 50 bombe che ci aggiungiamo tutti e due. E sì. Porca la puttana. Che dire. Questo è imprescindibile. Ragazzi, Berserk è imprescindibile. Berserk, palesemente, questa è un'edizione che si aspettava da una vita. Cioè, nel senso, l'aveva fatta la Dark Horse, mi pare si chiami. Io la vedevo. La vedevo perché c'era un sito che pubblicizzava praticamente dei fermalibri con la spada di... la spada di Guts che praticamente era impiantata e come esempio ci mettevano in mezzo la completa della Dark Horse che era con questa finta pelle, era questa qua, e io ho detto no, ma io questa la voglio, poi però in inglese mi gira il cazzo, cioè non tanto per la lingua in sé quanto perché, cioè, se li devo collezionare i manga mi piace collezionarli nella mia lingua più che posso, e boh, niente, adesso è arrivata, cioè tocca farla, sono 50 bombe, uno si svena, però tocca farla. Non ci sono cazzi. Solite Ultimate Deluxe Edition. Qua per me tocca. Sono 13 euro per me. So che tu non la fai. No, ragazzi, no. Soul Eater è una lettura. Chiamala leggera. Sicuramente è uno shonen. Forse un po' più particolare. A me ai tempi io mi pisciavo. Era veramente bello, bello. E diciamo che dipende. Piace, non piace. Per me è imprescindibile. Poi ai tempi non avevo fatto la. Insomma, la chiamala standard, quella che era uscita ai tempi. Niente, tocca recuperarla. Cioè, io la voglio perché ci sono anche legato a livello di... Ci sta. Ci sta. Songot il punteruolo, qua te c'è il cazzo durissimo, immagino, lo dicevamo guarda, prima. Tu hai detto, dipendenti shop da supermercati per pennappa, guarda. Sì, una nuova tappa nel confronto sindacale tra la CGL, la CISL e la UIL. Esatto. Ha vinto pure il vincitore premio Yellow Kid 2020 dell'anno, tutto un po'. Boh, raga, qua pigliamo per il culo, poi magari in realtà è imprescindibile. Però anche lì capisci che è dall'autore di Hellbound, ma hai rotto il cazzo, è un altro webtoon, ma avete rotto i coglioni, ma basta, non ne posso più. Boh, vedete voi, nel senso, se piacciono i webtoon coreani ci può anche stare. Boh, non so, magari in futuro proverò a leggiucchiare qualcosa, palesemente, ora come ora frega un cazzo. Invece My Home Hero, che però sono già arrivati al 5, e quindi è palesemente andata così. Così, io esatto. quando avevo visto il numero 1 ho detto ma chissà, qua forse mi ispira, cerchiamo di capire, e poi è andata così palesemente, quindi non lo so, fateci sapere se c'è qualcuno che possa dirci che My Home Hero magari è una roba che vale la pena recuperare, e non lo so, ma data io non so, ci scriveranno nei commenti, Dio. Esatto. Skeleton Knight in Another World frega un cazzo. Kingdom Hearts Silver 5. Questo è imprescindibile perché ci hanno fatto il cofanetto, vuoi mettere? Raga, sai che io alla fine non so come cazzo ho fatto, ma ho dimenticato di segnare qualcosa a te, ma io in qualche maniera ti ho raggiunto, non so come cazzo ho fatto a raggiungerti. Cosa ho preso di costoso che ti ho raggiunto, porca madre? Hai preso Berserk, però l'ho preso anch'io. Beh, Berserk l'hai preso anche tu, cosa vuol dire? Sì. Cazzo. Hai messo qualche cosa di Spider-Man di 70? Ma non mi sembra. Ma che storia. Va bene, World's Finest, Gesù Cristo, frega niente. Sì, andata così. Mieruko-chan, bentornato Alice. Sì, qua frega un cazzo. Dentis, quasi tutta una carrellata di manga super leggeri che, boh, raga, c'è chi si gasa, io frega un cazzo. E scusami, dentista. Cos'è che hai? Ah, scusami, dentista. Sì, palesemente. Sì, questo lo dico io a quelli che mi stanno facendo le capsule qua. Scusami, dentista. Porca madre, hai fatto un lavoro di Cristo. Va bene, No Love Zone, Blue Sky Complex, Sasaki Miano, Boys Abyss. Ma che sfacciato.
queste cose un po' così. Va bene, Eden Ultimate Deluxe Edition, che in realtà pare che sia assolutamente imprescindibile. Cesco la fa, io palesemente andata così, perché 24 bombe. Sì, cartonato, figa l'edizione, per carità, 9 numeri tra 6 elevata. Però, comunque 24 bombe. Ragazzi, è andata così. Chissà, vabbè, pare che Eden fosse figo. Io palesemente me la sono volutamente girata nel culo. Proteggi la mia terra 12 di 12. Come ti ho detto, avevo provato a leggere il volume 1. A me aveva fatto stracagare. Secondo Cesco è di quelle robe che andavano recuperate. Ma poi io non ho capito cosa ci trovasse di speciale. Poi sì, c'era tutta quella... Avevano fatto l'operazione di venderla coi semi. Semi da piantare. Ah, sì, è vero. Ti ricordi? Oh, onestamente. Cioè, le premesse erano più fighe di quello che in realtà poi era il manga, secondo me, perché era realizzato in maniera un po' così, per quanto mi riguarda. Quindi non è un problema. Jujutsu Kaisen io non l'ho mai fatto. Sorcery Fight, c'è gente che si piscia, a me personalmente frega un cazzo. Blue Lock, per quanto mi riguarda, può scoppiare, anche se ammetto di aver ordinato la variant con il tizio che fa la rovesciata, la scorniciata del tipo panini. Vabbè, quella lì dai, ci stava. Demon Slave numero 8, va, se uno si vuole fare due pippe ci può anche stare. Undead Luck, Agente 008, Tekken, cos'è Tekken? Incarnato in una spada. Boh, andata così. Fire Force 32, Fire Force che tra l'altro è dallo stesso di Soul Eater, se non erro, Fire Force. Ora, al di là del fatto che è arrivata a 32 numeri, non l'ho mai fatta, per quanto mi riguarda è andata così. Avevo provato a leggere il volume 1 quando era uscita la Discovery Edition. E sai che, cioè, nonostante io, per esempio, appunto, come ti ho detto, Soul Eater mi è sempre piaciuto, Fire Force mi ero spaccato i coglioni. Cioè, mi ricordo che leggendo il primo volume di Fire Force era proprio stato il momento in cui avevo detto sì, però sai cosa, gli shonen hanno rotto il cazzo. E quindi, boh, di Fire Force adesso c'è l'anime da qualche parte, qua non lo scrivono, adesso non mi ricordo se c'è su Netflix addirittura l'anime di Fire Force, ma potrebbe quasi avere più senso, magari, se uno c'ha voglia di vedersi un anime, andarsi a recuperare quello, anche perché 32 numeri in corso, avete rotto i coglioni. Darwin's Game, non l'ho mai cagato, non so cosa sia. L'usuraio 40, niente, non fatto il cazzo. Io l'usuraio invece l'avevo iniziato e poi l'avevo droppato e mi gira il cazzo, perché l'usuraio, non fosse che è infinita, era anche bella. E secondo me in realtà, Beppe, se io a costo di prestarti, potrebbe essere una lettura che a te non spiace, perché è una lettura molto sporca, molto... Sai che ti fa vedere il lato un po' marcio del Giappone. Questo è uno che appunto presta soldi e poi va a scannare la gente. Ma non scannare, in realtà, a minacciarli e metterli in situazioni del cazzo quando non pagano. Ed era particolare, era bello, era una lettura. Era una lettura anche abbastanza spinta, consigliabile ad un pubblico quasi adulto, quantomeno. E porca madonna, 9 euro è arrivato, stavo notando, visto adesso. Interessante, capisci che però 40 numeri è lunga. Io una certa era infinita, avevo dovuto droppare. Però in realtà non era male. Ti consiglierei di provare ad annusare qualcosa. Ma solo per la curiosità. Non è che ti devi recuperare 40 numeri. Però l'usuraio in realtà non è... non è da pisciare completamente. Black Clover mai cagato, Giant Killing tu lo fai se non sbaglio. Lo faccio, imprescindibile. Sì, ma posso solo immaginare l'imprescindibilità di Giant Killing. Vabbè, Giant Killing, abbiamo detto, quindi manga un pelo più realistico sul calcio, giusto? Sì, diciamo, guarda, non voglio fare paragoni azzardati, lungi da me. Vai. Però sarebbe un po'... Se dici Slam Dunk, vai a fare in culo. Pensato al calcio, vai, ma a fare in culo. È troppo in realtà. Non si deve neanche paragonare. Finisce. Però un po' ma a parte che 55 numeri, ragazzi. Porca puttana. Ma serio? Gesù Cristo. No, ragazzi. No. Va bene. Oh, se ti piace il calcio, suppongo. Però con 55, rotti coglioni. Attenzione, Blue Lock. Tutti i numeri della serie tornano disponibili e ordinabili. Frega assolutamente un cazzo. Però presumibilmente qualcuno si può gasare. Vabbè, Laura magari si gasa. Blue Lock. E poi, vabbè, qua abbiamo la carrellata, le ristampe, Batman scannato qua, che potrebbe essere interessante. Sandman, ragazzi, Sandman, io ho sempre voluto l'edizione quella in pelle finta, che palesemente è andata così, però poi uno, le varie Sandman di Gaiman qua in qualche maniera si recuperano. Sandman sarebbe una di quelle letture da fare. L'Absolute di Arkham Asylum, e va bene. Pum Pum è sempre da leggere, sarebbe da leggere. Pum Pum lo ristampano di continuo.
Quindi Pum Pum sarebbe anche da recuperare. 20th Century Boys, che non ho ancora visto, magari più sotto questo mese. 20th Century Boys è assolutamente da fare. Berserk, l'abbiamo già detto. Monster, se uno fa le ristampe, queste sono tutte robe da fare. Monster, Slam Dunk. Yu-Gi-Oh! Vabbè, Yu-Gi-Oh! Piace o non piace. Adesso stanno facendo questa nuova edizione. Formato orribile, che vabbè, abbiamo preso. Coso? Eyeshield. Eyeshield 21, ma poi palesemente facessero altri manga queste edizioni qua. Per me possono anche andare così. Kenshiro, Bleach, Black Clover, tutte roba. Ristampe. Sì, tutte ristampe, Naruto, tutta una bella. Gente che se non gliene frega più un'edizione ha dei buchi o qualcosa. Esatto. Esatto, una bella carrellata di ristampe che possono sempre essere utili. Va bene, Naruto Saga, Naruto Color. Te la stavi facendo Naruto Color, vero? No, io Naruto l'ho finita, io sto facendo Boruto, ma non lo so. No, Naruto. Ah, no, te avevi fatto Dragon Ball Color allora. Dragon Ball Color. Scusa, mi sono confuso. Mi sono confuso. Naruto, vabbè ragazzi, qua magari quando finirà Boruto magari faranno una bella riedizione di Naruto. Io questo un po' ci spero, perché ai tempi me l'ero ampiamente girata nel culo. Va bene, Demon Slayer a me frega un cazzo, ma la gente si piscia, quindi sicuramente degno di nota. Ultimo volume di Demon Slayer. Non c'era tra l'altro anche una variant bestiale? Mi ricordo, l'anteprima prima scorsa avevano detto cose, ma magari mi sono... Ah sì? No, vabbè, magari mi sono confuso. Libro da colorare frega un cazzo. One Piece 104, che chiaramente tocca. Io però sto cercando dove cazzo... La new edition dove cazzo è? Eccola qua. Quindi tu lo stai facendo One Piece? Sì, la new edition. Ah, stai facendo la new edition anche tu? Boh, perfetto. Allora, sì. Eccoci qua. A noi esce il 98, quindi sono 5,20 euro. A tutti, esatto. E due. E va bene, qua c'è 102. E va bene, esatto. va bene, non importa. Dragon Ball New Ultimate Edition numero 12, io lo sto facendo, non so tu. Io ho in coppia Dragon Ball, la Perfect è quella color. Già in doppia copia, quindi è palesemente andata così. A me invece mancava, perché l'avevo sempre... In quanto Dragon Ball, cioè proprio perché dicevo, beh, ma sì, Dragon Ball, grande classico, non è il caso, poi vediamo. E nel frattempo mi hanno fatto questa edizione della Madonna. A questo punto tocca. E sono soldini, perché siamo a volume, non siamo manco a metà. 15 bombe. E pesantuccio. Si sgrana. Vabbè, Conan, qua per chi fa Conan. Conan va sempre avanti, bike, sempre da pisciarsi. Takopi Original Cristo, qua frega niente. Roba che... Mashol, il gran capolavoro. Luca si stavano ammazzando. Si ammazzavano per prendere sto manga di merda. L'hanno più uscito. Vabbè. Anime annunciate, tra l'altro. Ma ragazzi, non spendete soldi. Sta roba. Vabbè. Data così, ma sicuramente c'è chi si piscia. Magical Girl Rizuka, frega un cazzo. What About Tomorrow? Dr. Stone. Tokyo Aliens. Bah, queste robe in realtà di cui ho sentito parlare anche abbastanza bene. Più che altro Tokyo Aliens. Però anche qua, cioè di quella roba che onestamente io non ci voglio di spenderci dei soldi. Quindi eventualmente fate sapere se c'è roba da pisciarsi. Inuyasha Wine Edition, se uno non avesse mai fatto Inuyasha, questa tocca. Occhio che sono già arrivati al volume 10, è una bella edizione. Non è male. 9,95€, non è chiaramente, non è come quella di Dragon Ball, non è come 20th Century Boys, però... È una bella sovraccoperta. È una bella... La benedizione, un bel brossuratone di lusso. Poi, se non sbaglio, c'ha anche tutte le scritte in rilievo. Non è male. La sta facendo Laura. Questa non è da pisciare completamente. Poi, vabbè, ragazzi, Inuyasha per quanto mi riguarda, assolutamente imprescindibile. Però io ho già la sottiletta. E io quindi, normale. Esatto. Io ho la versione 2 edition. Hai la blu o la rossa? La rossa, quindi. Hai la rossa? No, ho la 2 edition, quella lì tipo formato One Piece, per dire. Ok, no, io c'ho proprio la sottiletta, solo che non mi ricordo se era uscita prima la blu o la rossa. Mi sconfondo, non importa, io c'ho la rossa. Shaman King Flowers, io onestamente... spin-off. Gli spin-off li ho lasciati perdere. Quindi sia questo che Red Crystal li ho lasciati perdere, ho fatto la regolare perché Shaman King mi mancava, anche se palesemente non è il formato che mi interessava, ma ho deciso di farla, anche questo formato qua, Tankobon. E boh. Sono gli spin-off che uno può sempre scegliere, fare o non fare, andate così. Claymore, tutti i casi, mi è parso di capire. Prescindibile, cioè questa qui è obbligatoria. Caldo come un boiler per Claymore. Sì, Claymore è uno dei grandi classici. Claymore è indubbiamente uno dei grandi classici che io personalmente però ho pisciato, perché non mi sembra un'edizione particolarmente bestiale da dire, no raga, devo correre adesso a farla.
Se uno vuole leggerla, indubbiamente lì da fare. Poi ragazzi, vabbè, Star Comics stampa di continuo, problemi non ce n'è. Aragni in the Blue Sky, a me frega un cazzo, c'è gente che si piscia. Io non lo fa. Solo Leveling, te l'ho detto prima. E, tra l'altro, se non sbaglio, è morto l'autore di Solo Leveling. Qua continua. Ah, sì, qua continua. O il disegnatore. Forse è morto il disegnatore. Comunque, niente, qua continuano caldi come dei boiler. Hanno annunciato l'anime. Te l'ho detto, una roba che boh, sul telefono, se hai voglia proprio di perdere tempo, ma letteralmente perdere tempo dal telefonino, boh, ci può anche stare. Vabbè, God of High School frega un cazzo, arrivare a te la persona del destino. Ragazzi, io non so, queste sono tutte robe, vabbè, le robe rosa, ci può stare, a chi piacciono, Kamisama Kiss New Edition, Kaguya-sama Love is War, Vita da Slime, che io non so bene di cosa possa parlare Vita da Slime, Diablo fa ritorno nella regione di Farmus, vabbè. Guarda così, vabbè. Domani il pranzo sei tu, soprattutto, qua è palesemente scritto da Beppe. Perché come le bestie qua che scanna i cristiani se li mangia. In the Clear Moonlight Dusk, andate così, Fangs, vampiri così affascinanti, non li avete mai visti? Ragazzi, aggiungerei dire, ci facciamo succhiare. Beh, esatto, Mix, My First Love, Miracle Girls, andate così, IQ Collection, IQ da fare, ragazzi, IQ da fare. Allora, c'è da dire che boh, bisogna anche capire, c'è anche l'anime che è una figata pazzesca. Però IQ tocca farlo. Pack 4 di 8, 31 eventi. Io adesso proprio perché troppa roba semplicemente, però non mi spiacerebbe recuperarlo. 24 volumi, cioè 24 volumi il cazzo, da 19 al 24, e IQ sarebbe da fare tecnicamente. Sono soldi da spendere, bisogna capire solo a cosa dare priorità, come al solito, ma IQ sarebbe da fare. Tsubaki Cho frega una minchia. Nirvana 2 di 4 qua ristampano, però palesemente è andata così, troppo grano. Sì, troppo grano. Sorseline, il cuore del cazzo che me ne frega. Ernest e Rebecca, non un giorno come gli altri. Assassin's Creed Valhalla, palesemente andata così. Diabolik, qua Diabolik, te ti devi. C'hai. Qua la storina sono le solite. Sì, sono 3 euro per te. Fatto quello. Va bene, ci sta. Diabolik, ti piace, non ti piace. Vabbè, può anche andare così. Va bene. Qua iniziano le robe un pelo più particolari. Che personalmente adesso. Point the Devil, la storia di straordinario attore di Hollywood, la vendetta di Anubi. Ah, qua sono tutte le più belle storie di data palesemente così. Va bene, la litania dei sogni, un romanzo Arkham Horror. Pensa. Penso che sia Arkham Horror di gioco da tavolo. Sì, esatto. Sì, gioco da tavolo, prodotti correlati, vabbè. Data così, Yojimbot frega palesemente un cazzo. Raga. Dylan qua, sti cartonati, a me gira il cazzo non allora, farli, però troppa roba perché qua è cazzo di Tiziano Sclavi, una vecchia, solo che ce n'è minimo uno d'anteprima. Qua stanno continuando, qua cominciamo con i cartonati anche di Dylan. Una volta quando ne facevano, sai, la Bao faceva un paio di cartonati di Dylan, adesso cioè state proprio rompendo i coglioni, fanno solo della roba. Ragazzi, vabbè, Dylan tecnicamente sarebbe da prendere, io non ce la faccio, qua sono già a 200 euro, non ce la posso fare, non ce la si può fare. Commissario Ricciardi, che in realtà tu... Guarda, la più bella storia di serie di Bonelli, esatto, così ci dicono, ma io ti dico, prima o poi leggerò, proverò a dare una lettura al Commissario Ricciardi, ma sempre ispirato. Tu non ti gasi. Bah, sì, qua sono di Kreider, abbiamo pisciato Dragonero e gli eroi, Mr. No Dampir, tutta roba che bisogna capire. Poi la gente, c'è chi si gasa, c'è chi no. Tex Proteus, bah, bisogna capire che storia è. Dragonero, Dylan. Allora, Old Boy. Bisogna capire, a parte Old Boy, che vabbè, Old Boy ci può stare come testata da fare. L'avevano perché adesso. Voglio capire cosa vogliono fare con Oldboy, visto che c'è stata questa sorta di, boh, non chiamarlo reboot, ma chiamarlo ritorno agli stili delle origini di Dylan. Oldboy doveva essere la testata con storie più simili alle origini. Adesso che cazzo facciamo? Qua andiamo avanti con 2 testate, cosa vogliamo fare? Tra parentesi, palesemente Oldboy io la sto facendo, quindi sono 6,90 da aggiungere. Io devo capire che cazzo fare con Dylan, perché io partito per prendersi 3 numeri del rilancio, e poi cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare con sto Dylan?
Io ho sto Dylan in allora, forza, sti 4,40 al mese in forza. Allora, io ho letto i tre numeri che hanno riazzerato l'universo, fondamentalmente, hanno riportato quello che era un bordello. Adesso dal prossimo numero, che è quello che esce a fine mese, mi pare questo fra una settimana, si torna, devo ancora leggerla, sono nuovo di lancio, sto nuovo numero di ritorno alle origini. Però si parlava anche di sorpresa nella costruzione dell'albo, tipo dello svecchio, non lo so, devo ancora comprarlo, devo ancora uscire. E poi ti dirò, io tanto lo facevo già prima, quindi... Vabbè, boh, vedremo dove andiamo a parare, onestamente non so ancora che cazzo fare. Qua abbiamo tutte le regolari, abbiamo Dampir, Martin Mister, Nathan Never e Giulia. Ragazzi, Giulia per me è imprescindibile, io adesso in realtà di Giulia faccio solo i numeri, ho solo i numeri tondi, perché che cazzo di serie di Bonelli infinite, qua c'è veramente da bestemmiare la Madonna, però Giulia per me è roba da leggere. E, tra l'altro te l'hai continuata da dopo che te l'avevo consigliato, ti sei fermato, l'hai continuata. Ragazzi, Giulia per me è tantissima roba, poi se uno piacciono le storie noir, Giulia sarebbe da fare, solo che io mi gira il cazzo, non avendola, a me far pescare le robe così, sai, in corso, senza i numeri prima, mi girano veramente i coglioni, e da recuperare sono un dito nel culo, anche perché a parte trovare la roba smerdata con il Covid sopra, perché i fumetti Bonelli sono sempre conservati a cazzo. Poi, capito, ci sono comunque quasi 300 numeri, sono veramente, veramente tanti. Però ragazzi, Giulia assolutamente consigliato. Se non sbaglio, tra l'altro, se uno volesse recuperarsi una storia singola, è uscito un unico cartonato di Giulia, che era Giulia il burattinaio di Cristo. Poi lo metto, se non mi ricordo il titolo, lo metterò poi magari in sovraimpressione. Però che potrebbe essere interessante recuperare quello, che non è uscito tanto di più a livello di storie singole. Storie cult, storie del world, super text, io tra l'altro in realtà lo faccio, quindi sono 4,40€ per me. Allora, super text in realtà me ne sono abbastanza pentito, perché pensavo, non avevo capito un cazzo, io il vizio di non guardare una sega, io prendo e poi vediamo, e speravo fosse una roba un pelo più contenuta, perché sai, determinate robe che magari non hanno ancora fatto in dei cartonati, storie carine da poter recuperare in maniera economica da leggere. Il problema è che Super Tex intanto ha colori, e a me Tex a colori mi sta veramente sul cazzo, e soprattutto sta andando avanti, siamo al numero 18, puttana della madonna, e non so se finirà mai, e andiamo lì, cazzo duro, Super Tex, altri 4,40€, va bene, non c'è problema. Quindi Test Classic, Gazzagor Classic, andate così, Eternity Virtual Tour, fumetterie, andata palesemente così. L'ultima è stata Il Cimitero, sì, qua ci sono, zero calcare, sai, qua c'è la roba, aia che dolore, Sex volume 1, Friday volume 1, Chroma, gli omnibus di Invincible, che in realtà se uno non avesse fatto gli spillati ai tempi, gli omnibus di Invincible in realtà sarebbero da fare, perché Invincible tantissima roba, solo che io ho la collezione a metà degli spillati e palesemente prima o poi devo finire di recuperarmi gli spillati. Buona fortuna a chi la fa, anche perché 9 omnibus e questa altre 35 bombe per Cesco, palesemente, che si casa. La color edition di The Walking Dead, che è sempre interessante, The Walking Dead, però anche lì The Walking Dead a me a colori fa cagare, poi vedete voi. Però se uno non avesse mai recuperato The Walking Dead, la color edition è ancora relativamente fresca, secondo me facilmente recuperabile. Qua c'è un'altra carrellata di roba di cui frega un cazzo, Savage Dragon, Kill la Delphia. Sono editori minori, c'è sempre qualche roba carina. Sì, però Ardro lì, Sadik, tanta roba, i classici del nero italiano, che finalmente passiamo da Zaki Mort a Sadik. Questa la sto facendo e Sono 5,90€ in più per me, perché vabbè, qua editoriale Cosmo, però interessante, perché sono robe, sai, che uno robe magari che storico italiano. Ti ficcano, capito? Ti ficcano magari le storie un po' più carine. No, se uno non ha testa di stare a recuperare in altra maniera, qua fanno i classici del nero italiano, fanno tot numeri per ognuno. Adesso finisce Zacchi, esatto. Inizia Sadik. Secondo me è interessante. Il formato è quello un po' di un magazine Bonelli,
quindi ci sta, 5,90€. Io in realtà come testata, se uno volesse andare a recuperarsi qualcosina appunto nel nero italiano, la consiglio abbastanza. The Last of Us, il sogno americano, per me può scoppiare. I grandi maestri, la freccia infuocata, bah, tutta roba abbastanza. Gannibal, sì. Gannibal che vabbè, per me è andata abbastanza così, ma tu ci confermi. Io quel poco che ho letto sembrava effettivamente figo. Adesso, a parte i paralleli che possiamo tirare con coso, come The Quarry, però sì, ci sta. Gannibal ci sta, Ikari Edizioni, che è sempre un po' un dito nel culo fare ste robe qua, però Gannibal in realtà, tanto ci sono anche i cofanetti di Gannibal se non sbaglio. Sì, e Gannibal interessante, sì, da recuperare. Gen di Hiroshima stanno ristampando. Io l'ho saltata a pie pari, perché io in realtà volevo, ai tempi volevo i volumoni e me li ero girati nel culo, e ora fare il formato piccolino mi gira veramente il cazzo, però anche questi in realtà la raccolgono in dei cofanetti, quindi Gen di Hiroshima, se uno non fosse viziato come me, sarebbe una delle robe imprescindibili. Sì, è vero, quello confermo. Da recuperare. Mother Parasite, tutte cose. Qua sicuramente stiamo saltando delle robe che magari sono delle robe, delle figate, ma non conosciamo, quindi sì, è abbastanza qua andata così. Sì, poi magari per qua poi si sgrada più dopo. Da una parte, se non vedi delle robe, non so se è meglio non vederle le robe, è meglio non capire un cazzo. Ecco, per esempio, Back New Edition, che qua stanno andando a raffica, porca puttana, io non ce l'ho fatta. Dal momento in cui mi sono reso conto, cazzo, ma ristampano Back, bestiale, sembra anche un'edizione carina, 12,90€, chiudo gli occhi, mi giro, siamo a 11 numeri, porca puttana. Sì. Non è possibile, quindi per me è andata così, ma anche Back in realtà sarebbe da fare, abbastanza imprescindibile, però per ora quantomeno me la sono girata nel culo. E Beck è andato così. Tra l'altro, che editore è Beck? Perdonami, scusami. Cazzo ne so, aspetta. C'è capire un cazzo qua. Perché della Dinit, forse Beck, di... della Dinit. Quando si dice capire... Dinit, sì. Della Dinit. Praga, anche lì. Bisogna capire che poi dice questi... vabbè. Andata abbastanza così. Vediamo se qua c'è altra roba interessante, ma non mi sembra. O comunque sicuramente tutta roba da Ayemairo, leggo qua, eccolo lì, Ayemairo, toccherebbe farlo, Ayemairo, a parte che dove cazzo lo vedi, bello. Perché me lo nomini tu ma io non lo sto vedendo, minchia, sei più sotto forse sono più sotto. Che cazzo di pagina sei, Ayemairo? Sono 182, l'ho cercato, perché non lo sto vedendo, Ayemairo? 182 ero qua, ma perché c'è un botto di ma ce la faccio. Ma dove cazzo è? Il sole del demone, il sole del sole, il sudore del... vabbè, sudore sborra, infetti infernali, Star Trek. Cazzo, l'ho perso anch'io, ma l'ho visto, L'ho perso anch'io, ma l'ho visto. Ma sei sicuro di non essertelo? Ma ti giuro. Cazzo, ma che cazzo è? J-Pop. Ah, qua. È Yemairo, ma in realtà non c'è la foto. Ah, perché non c'è la foto. È dalla J-Pop. Non c'è la foto. Vabbè, ragazzi... Ayemairo imprescindibilissimo, ora che lo stanno, eccolo qua, Ayemairo nuova edizione, cazzo, siamo già al 12, certo. Ragazzi, tra l'altro sono 6,90€ per me, perché la sto facendo, e anche per te, e pure io, e quindi Ayemairo, sono qualche numero indietro, devo leggere il numero 7, però bello. Ayemairo assolutamente consigliata, ora che la stanno riproponendo in questa nuova edizione, che tra l'altro è identica con la prima, cambia solo le copertine. Tocca fare. Vedi che qua uno dice, vedi, non mettono tutte le foto, uno se le perde, queste cose qua. Sì. Ma qua è tutto buttato a Cristo, non si riesce mai a capire un cazzo in sta zona, ma giustamente loro, le robe loro se le presentano bene, tutto il resto è palesemente andata così. Boh, ora come ora non sto vedendo nient'altro, e forse direi che è meglio così. Qua abbiamo tutti i cazzi, Iron Maiden, cosa per me può scoppiare tutto quanto. E così a naso, ora, facendo magari, a parte le statue di JoJo, qua facciamo una piccola carrellata delle varie action figure, però in linea di massima, se uno non c'ha voglia di spendere altro grano sul merchandising, anche perché avete rotto i coglioni, abbiamo finito questo viaggio. Oh, avevamo detto, raga, ci gasiamo, mezz'oretta, ce la gestiamo, fammi vedere quanto ho registrato. 2 ore e 14 di anteprima. Sì, sì. Porcaccia la bastarda. Ma non è complicato, perché ce n'è effettivamente di roba. Se vuoi dire due robe su quello che almeno uno legge più o meno,
2 ore. Cioè 2 ore. Vabbè, niente. Allora a questo punto abbiamo terminato. Ne riparliamo. Questa era l'anteprima numero. Cos'è? Che cazzo era? 378. Anteprima numero 378. Ne riparliamo per la 379. Mi raccomando, non sgranate troppo, che qua già non va bene. Qua è la droga buona, diceva il tizio, l'amico di Andrea. Era una droga buona. Esatto. Poteva andare peggio, potevamo farci di sì. Va bene, ragazzi, però intanto qua siamo a 200 bombe passa per un'anteprima. E meno male, cioè, calcola, cioè, c'è da dire questo adesso in conclusione. Più di 200 bombe e abbiamo tralasciato tutta la roba da 190, da 70, tutto tralasciato. Quante volte abbiamo detto, no raga, troppa roba, bisogna fare delle scelte, siamo comunque a 200 bombe. Io non so come sono, io spero di aver sbagliato a contare, come cazzo ci sono arrivato 200 bombe. E nella maggior parte delle robe ho fatto roba che ho già in corso, ho messo roba che ho già in corso. Cioè cosa ho messo in più? Guardiani della Galassia, Spider-Man. Cioè, ma tanto raga, sono già iniziato la roba, devi finire quindi. Data così, vabbè, anche questo mese in qualche maniera, questi mesi, perché non è che si riferisce a un mese solo, in qualche maniera ce la faremo, resisteremo, dai, ce la si può fare, qualcuno ce la può fare più di altri, sicuramente, però vabbè, vedremo come va a finire, dai, fate sapere. Fate sapere nei commenti se vi piace il format, se vi piace, se vi piace il format, se ci sono roba, cos'è imprescindibile, cos'è troppa roba. Cerchiamo di sentire anche un paio di opinioni qua, con tanto di hashtag facciamo i professionali. E boh, direi che ci sentiamo alla prossima, anche perché è tardi, è andata così. Ciao ciao.